Buongiorno, sono Fabio Corbisiero, docente della Social Network Analysis. Tra un po' vi illustro il programma della settimana, ma prima parliamo un po' dell'approccio della Social Network Analysis, che cos'è in italiano analisi delle reti sociali. Come potete immaginare, dal punto di vista intuitivo, la social network evoca i nostri reticoli, le nostre reti sociali, le nostre cerchie relazionali, direbbe Simmel, e data la tecnologia e la comunicazione odierna, i social networks appunto evocano una serie di legami anche virtuali. Ma l'analisi delle reti sociali si occupa di una serie di dimensioni della vita che sono fondamentalmente legate, appunto, tutte legate fra di loro, sono legate ad un approccio di tipo strutturale in cui gli individui non sono isolati, non sono spaiati, non sono monadi, come accade invece nella maggior parte degli approcci sociologici, ma sono interrelati, costituiscono dei gruppi, dei cluster, delle organizzazioni. Okay? Quindi l'approccio della social network è diverso da quello standard per via della sua relazionalità. Quindi nell'approccio standard pensate a degli individui che, come dire, in qualche modo compiono i loro percorsi di vita in maniera isolata, no? Ciascuno è artefice del proprio percorso biografico, del proprio percorso professionale, della propria vita in generale. Nell'approccio relazionale, questi attori sono invece tutti uniti fra di loro. Da che cosa sono uniti? Sono uniti da legami o relazioni sociali, che possono essere, come dire, più o meno densi, più o meno continui, e che fanno di questi attori un gruppo che, come dire, la letteratura ha anche chiamato gruppo corporato o semplicemente network. Quindi, che cos'è l'analisi delle reti? È fondamentalmente un'analisi di gruppo in cui ciascun individuo non può essere analizzato, non può essere studiato se non in relazione agli altri. Okay? La network parla di individui come nodi, quindi iniziamo a familiarizzare con il linguaggio tecnico della network analysis, gli attori, quelli che in sociologia vengono definiti attori, in social network analysis vengono definiti nodi o vettori del gruppo. Mentre i percorsi che uniscono gli individui, che uniscono gli attori, vengono definiti legami. Quindi questo tratto che unisce due vettori viene definito legame. Ok, e questo, diciamo, è il fondamento per iniziare ad esplorare la social network analysis o l'analisi delle reti. Adesso, prima di iniziare a illustrarvi il programma della settimana e ad iniziare la giornata di oggi, che fondamentalmente sarà impostata sull'approccio più teorico e metodologico, mentre nei prossimi giorni vedremo l'approccio tecnico della social network analysis, volevo capire invece qual è il vostro bagaglio di relazione. Quindi capire da ciascuno di voi quali sono, come dire, le reti che in qualche modo lo connettono a quest'aula. Innanzitutto, per fare social network analysis c'è bisogno di sapere i nomi. Quindi la prima cosa che vi devo chiedere sono i vostri nomi. Ok? Vogliamo iniziare da te? Come? Giampaolo. Come? Maria, grazie.
Giuseppe? Luigi? Simona? Come? Miriam. Giuseppe. 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 Giuseppe 2. Poi spiegami Andrea. Perché. Andrea. Giuseppe 3. Giuseppe 3. Angelica. Angelica. Francesca. 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 Fabio. Fabio. Alessio. Laura. Laura. Ci siamo tutti. Ok. Allora, come vedete abbiamo scritto i vostri nomi in una matrice, nella prima colonna di questa matrice che nel programma che immagino abbiate già scaricato si chiama spreadsheet, ok? Matrice dati. Perché abbiamo scritto i nomi? Abbiamo detto che la network analysis è fondamentalmente lo studio, l'analisi delle relazioni sociali. Quindi in qualche modo la network ha bisogno di sapere chi sono quegli attori e dargli quindi un nome. Naturalmente i nomi possono essere sia nomi reali, come nel nostro caso, che nomi di fantasie, etichette numeriche, etichette verbali, anche perché poi vedremo quali sono i problemi metodologici della network. Uno di questi è che la network si scontra con la legge sulla privacy, almeno in Italia. Quindi noi non potremmo chiedere i nomi, o se chiediamo i nomi agli attori che intervistiamo dobbiamo garantirgli la tutela dell'anonimato, quindi poi questi nomi vanno in qualche modo coperti. Allora, bisogna poi interrogare il database, cioè non basta scrivere i vostri nomi. Che cosa bisogna fare secondo voi perché poi si abbia un set di relazioni? Adesso, in un'analisi, come dire, canonica, standard, io potrei associare ai vostri nomi delle cosiddette variabili strutturali, quindi potrei chiedervi il sesso o il genere, potrei chiedervi l'età, potrei chiedervi la professione, potrei chiedervi il motivo per cui siete qui. La network comprende tutte queste domande, però in qualche modo sono al latere dell'analisi scientifica. La network li chiama attributi, che pure fanno parte, vedremo insomma, che anche gli attributi vengono in qualche modo richiamati in matrice, ma adesso ci interessa sapere quali sono le relazioni fra di voi, i legami fra di voi. Ok, come facciamo secondo voi a sapere qual è il legame fra di voi? Per esempio l'amicizia. Allora, ci poniamo una domanda qualsiasi. Quindi chi di voi in quest'aula è amico? Chi è amico con chi? La matrice prevede, si chiama matrice caso per caso, prevede che gli stessi nomi o le stesse etichette che sono in colonna debbano andare anche in riga, perché all'incrocio tra la colonna e la riga ci va un fattore di intersezione che nel caso della social network analysis è sempre o quasi sempre dicotomico. Zero quando c'è l'assenza del legame fra le due persone, quindi quando non c'è amicizia nel nostro caso, e uno quando c'è amicizia. Adesso riprendiamo gli stessi nomi.
Ok. C'è qualche volontario che mi aiuta? Così iniziamo a prendere dimestichezza con la matrice? È facile, facile, bisogna solo riempire di 0 e di 1. Giuseppe, ok. Allora, guardate, abbiamo riprodotto praticamente la colonna anche in riga. Adesso basterà incrociare il nome dell'attore con se stesso e con gli altri per capire qual è il vostro livello di amicizia nell'aula, ok? Quindi la domanda che ci siamo posti qual è? Chi era amico fra di voi prima dell'inizio del corso, ok? Perché se quindi potremmo chiederci anche qual è il livello di conoscenza, cioè chi conosce chi, e forse avremmo quindi una rete un po' più densa, nel senso che immagino che vi conosciate quasi tutti. Mentre no, ok, va bene, allora proviamo prima con il livello di conoscenza, forse è meglio. Facciamo la domanda appunto, chi si conosceva prima dell'inizio del corso? Allora, guardate l'incrocio tra i primi due nominativi, Giampaolo e Giampaolo. In network analysis, almeno nell'approccio sociologico ed economico, non si tematizza l'incrocio con se stesso, il legame con se stesso, quindi alla corrispondenza tra colonna e riga va a zero quando l'attore è lo stesso, quindi assenza di legame. Allora, adesso vai, guarda, vai, segui la riga, lo facciamo piano piano. Dobbiamo chiederci se Giampaolo prima dell'inizio del corso conoscesse Maria Grazia. Sì. Risponde Giampaolo, sei tu. Ok. Conoscevi Giuseppe? Sì, Giuseppe. Sì, sì, lui Giuseppe. Luigi, no. No. Simona, no. Simona, no. Miriam, sì. Giuseppe 2, no. Andrea, sì. Angelica, sì. A me no. Ah sì, Giuseppe sì. Giuseppe 3, sì. Angelica, sì. Francesca, no, non lo conoscevo. Fabio, neanche. Alessio, no. E Laura. Ok, Maria Grazia. Allora, Giampaolo, sì. Giuseppe 1, chi è? Sì, di vista, sì. Di vista. Di vista. Legami di conoscenza, quindi anche di vista va bene, non abbiamo specificato. Allora, Luigi, no. Simona, no. Miriam, sì. Fabio, no. Giuseppe, ah ecco. Giuseppe 2 sarebbe lui, giusto? Sì, Giuseppe 2 è lui. Tramite mail no, comunque non so se questo può essere tramite mail, sì. Non abbiamo specifico, quindi una conoscenza generica, sì, sì. Sì. Poi Giuseppe 3, sì. Angelica, sì. Francesca, sì. Fabio, no. Alessio, no. Laura? Laura, no. No, ok. Passiamo al terzo attore, Giuseppe, che è? Io. Tu, ok. Allora, conoscevi? Allora, Giampaolo, sì. Vabbè, Maria Grazia, sì, di vista. Abbiamo. Poi Luigi, sì. Simona, sì. Miriam, sì. Giuseppe 2, no. Andrea, di vista, diciamo, anche. Giuseppe 3, sì. Angelica, no. Francesca sì, Fabio sì, Alessio no, Laura no. Si può allargare la matrice? Sì. Allora, io Giampaolo no, Maria Grazia no. Quindi zero. Siamo a Luigi. Zero, Maria Grazia. Maria Grazia no. Zero. Giuseppe sì. Simona sì. Aspetta Luigi zero. Miriam sì. Giuseppe 2 no. Andrea no. Giuseppe 3 sì. Angelica no. Francesca no.
Fabio no, Alessio no e Laura no. Giampaolo no, Maria Grazia no, Giuseppe sì, Luigi sì, Miriam sì, Giuseppe 2 no, Andrea no, Giuseppe 3 sì, Angelica no, Francesca sì, Fabio sì, Alessio no e Laura no. Allora, Giampaolo sì, Maria Grazia sì, Giuseppe sì, Luigi sì, Simona sì, Giuseppe 2 no, Andrea sì, Giuseppe 3 sì, Angelica no, Francesca no, Fabio no, Alessio no e Laura no. Francesca è sì però, eh? Ok. Allora, io conosco Maria Grazia e Andrea, così facciamo prima. Quindi Maria Grazia è uno, vero? Sì. E Andrea, e tutto il resto sarà zero. Quindi zero. Andrea lo conosce, zero. Ok. Andrea. Allora, Giampaolo sì, Maria Grazia sì, Giuseppe sì, Luigi no, Simona no, Miriam sì, Giuseppe 2 sì, io vabbè mi conosco, Giuseppe 3 sì, Angelica sì, Francesca sì, Fabio no, Alessio no, Laura no. Sei tu Giuseppe De Pizzi. Conosci tutti. Francesca chi è? Ah, scusa. Vedi, a che serve l'approccio di rete? Rompe i legami, sì. Allora, Giampaolo e Maria Grazia sì, Giuseppe no, Luigi no, Simone e Miriam no, Giuseppe no, Andrea sì, Giuseppe sì, Francesca sì, Fabio sì, Alessio e Laura no. Giampaolo no, Maria Grazia sì, Giuseppe sì, Luigi no, Simone sì, Miriam sì, Giuseppe 2 no, Andrea sì, Giuseppe sì, Angelica sì, sì, me stessa sì, Fabio sì, Alessia e Laura no. Ok, Fabio? Allora io Giampaolo no, no, Giuseppe sì, no, Simona sì, Miriam no, Giuseppe 2 no, no, Giuseppe 3 sì, 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 io mi conosco, no e no. Io tutti no. Alessio? Io tutti no. Conosci tutti? No, non conosco nessuno. Nessuno. Ok, quindi una sfilza di zero. Ok. Laura? In realtà anch'io sarei un nodo isolato se non avessi conosciuto Giuseppe 3 e Giampaolo stamattina. Va bene. Sì, beh, sì. Prima del corso abbiamo detto. Sì, poco prima del corso. Si sono presentati stamattina. E allora adesso mettiamo Alessio ha un legame con Giuseppe 3. Giuseppe 3 e Giampaolo. Sì. Finito? Ok, sai salvare? Allora fai. Va su file, scrivi prova 4. Salva. No, in questa cartella. Ok, allora
Questo è, diciamo, il modo. Ah sì, Alessio e Giuseppe 2, 1? Si conosco. Alessio conosce Giuseppe 2, no è 0. Perché Alessio con me? Alessio Giampaolo, c'è il terzo. Allora, Alessio Giampaolo 1. 1, ok. C'è un nuovo arrivato? Ok, aggiungiamo anche lui. Ti chiami? Andrea. Andrea? Andrea, stai conoscendo la mia sedia. Andrea 2. Andrea, scrivi Andrea, beh. Andrea 2. Anche in riga, cioè in colonna. Ok. Allora Andrea, devi dirci chi conoscevi prima dell'inizio del corso, cioè prima che ti sedessi, tra tutti i presenti, anche via mail, va bene, anche per telefono. Buongiorno. Buongiorno. Giampaolo, Maria Grazia, Giuseppe. Ah, ok. Giampaolo sì. Maria Grazia, posso? Cosa? Aspetta, ricominciamo. Allora, Andrea 2, trovi in colonna tutti i partecipanti a questo corso, devi dirci se chi conosci. Quindi se conosci Giampaolo, se conosci Maria Grazia. Ok. Giampaolo sì. Maria Grazia sì. Giuseppe Gaballo sì. No, Pesaro. Ah, no. Luigi sì. Simona... No? Miriam? No? Giuseppe 2, no? Spero di non far figuracce. Andrea sì? Giuseppe 3? Sì? Angelica sì? Francesca? No? Fabio? No. No? Alessio? No? Laura? No, io credo di conoscermi. Devi scrivere, li replichi tu, Giuseppe, ok? In base a quello che ha detto lui. Naturalmente potrebbe non essere vero il contrario, che lui può dichiarare di conoscere uno di voi, ma voi potreste non conoscerlo, che lui potrebbe avervi visto e voi no, ok? Quindi i legami non sono sempre simmetrici, questa è una prima differenza che viene fatta con la network, però adesso facciamo che sono tutti simmetrici. Ok, grazie. Sì, sì, sì. Allora, diciamo, questo è il primo modo tecnico per approcciare alla rete. Quindi presenza e assenza di legame che, come abbiamo detto, in network si realizza attraverso un algoritmo dicotomico 0-1. Vedremo poi nelle prossime lezioni come invece è possibile anche pesare questo legame. Per esempio, se noi decidessimo che la nostra domanda sia chi tra le persone che conosci ti aiuta nella metodologia sulla network, potremmo come dire, in qualche modo dare valore, peso 1, 2, 3 a seconda insomma, del nostro disegno di ricerca e quindi pesare l'aiuto che viene da uno di voi, da 0 a n. Però questo, diciamo, è il caso più semplice. Allora, adesso il programma ci permette di trasformare questa matrice in una rappresentazione grafica. Questa, diciamo, è un'altra caratteristica della network. La network fondamentalmente è un misto tra due tipi di approcci, uno quantitativo e un altro qualitativo.
questo approccio, che viene in qualche modo supportato dall'uso di software, UCINET è uno dei, delle decine di software che abbiamo a disposizione per fare network, ci dà l'approccio quantitativo. Vedremo poi tra oggi e i prossimi giorni come il programma ci indicizzi alcune relazioni, cioè ce le misuri. Però poi nello stesso programma c'è anche la possibilità di rappresentare questa matrice attraverso una rete che adesso vedremo, quindi darne una rappresentazione grafica che ci dà in qualche modo anche il livello più visual, più qualitativo. Allora, che cosa facciamo? Chiediamo al programma di mangiarsi questa matrice. L'abbiamo già salvata, Giuseppe? Sì. Ok. Questo è, si chiama blocco note, cioè il programma UCINET ci permette anche di visualizzare quello che noi abbiamo scritto in matrice e ci permette di scrivere attraverso un programma di scrittura piuttosto che di inserire i numeri in matrice in modo da avere una ulteriore modalità di inserimento del dato, quindi non più attraverso la matrice 0-1 ma attraverso un programma, diciamo, di scrittura, quindi scrivendo fondamentalmente i valori che corrispondono all'assenza presenza di un legame, e quindi questo è un altro modo di rappresentare il foglio dei legami relazionali che poi va direttamente nell'altro programma, si chiama Nedro, che adesso vediamo. Allora, questo è l'altro programma che c'è in UCINET ed è il programma di rappresentazione grafica delle reti. Attraverso questo programma noi, come dire, in qualche modo realizziamo la rappresentazione grafica di quello che abbiamo scritto attraverso la matrice, ripeschiamo la nostra matrice. E abbiamo una prima rappresentazione grafica dei vostri legami, della nostra aula. Naturalmente il programma ci permette anche di spostare i nostri nodi a seconda delle convenienze del ricercatore. Adesso io la convenienza non la conosco, ne discutiamo tra un po'. Allora, questo è un livello molto più intuitivo della matrice, no? Senza bisogno di conoscere la network si capiscono delle cose, si intuiscono delle dimensioni di quest'aula. Che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che come dire, la nostra domanda di riferimento era la conoscenza fra i membri del gruppo prima dell'inizio di un evento. Okay? Per la network voi siete nodi all'interno di un gruppo, il gruppo aula, che è affiliato ad un evento. Vedremo poi che è importante, insomma, sapere che cos'è un evento e qual è l'affiliazione, perché abbiamo due tipi di matrici. Una è questa, matrice caso per caso, in cui ciascun attore è in collegamento o meno con un altro, e questa matrice è sempre quadrata, va bene? L'altra matrice che abbiamo in analisi di rete si chiama matrice di incidenza, che invece è la matrice che affilia, cioè associa ciascun attore ad un evento. Un evento può essere l'appartenenza ad un partito politico, l'appartenenza a quest'aula, l'appartenenza ad una università, ad un'organizzazione in generale. Okay? Quindi due tipi di matrice con lo stesso meccanismo dell'assenza presenza del legame, quindi il valore numerico è sempre 0-1. Okay? Allora, commentiamo questa rete. Fatelo voi, dai. Che cosa viene fuori? Così, intuitivamente, senza che dobbiate per forza avere dimestichezza con il linguaggio tecnico della social network. Che forse
Giuseppe 2, Alessio e Laura. Benissimo, allora vedete già, come dire, senza conoscere il vocabolario di network, si è detto che Alessio, Laura e Giuseppe 2 hanno i legami più deboli. Vedremo dopo che cosa significa legami forti e che cosa significa legami deboli. Ma legame debole è una locuzione della social network analysis. In questo caso, piuttosto che parlare di legami deboli, potremmo dire che Alessio, Laura e Giuseppe sono nodi meno centrali, ok? La network incentra molta parte del suo discorso sull'indice di centralità. La network fondamentalmente serve a misurare il prestigio sociale di un'organizzazione, di un attore, di un insieme di attori. E nel nostro caso i più centrali sono quelli che il nostro programma ha messo al centro della rete, che sono Giuseppe, Miriam, Maria Grazia, Francesca, Giampaolo. Il più centrale sembrerebbe essere Giuseppe 3, che è lui. Allora, per quali ragioni intuitive secondo voi Giuseppe 3 è il più centrale? Così vediamo anche se c'è un riscontro fra il livello, diciamo, virtuale del software e la realtà. Giuseppe 3 sembrerebbe l'attore più centrale. Perché, per esempio, è tra gli organizzatori dell'evento, quindi ha più contatti con le persone, conosceva più persone prima dell'inizio del corso, perché lui stesso ha organizzato il corso. Quindi ci sono una serie di evidenze empiriche che lo segnalano tra gli attori più centrali. Maria Grazia? È uguale. È tra le organizzatrici, benissimo, quindi come dire, lo stesso livello esplicativo. Chi è invece il più isolato? Sembrerebbe Giuseppe 2, Alessio e Laura, che immagino che non siano tra gli organizzatori, sono dei semplici studenti. Va bene, quindi questo è un primo livello di analisi. Vedremo poi diverse cose lavorando sulle reti. Anzitutto, come ho detto, che i legami non sono sempre simmetrici. Il fatto che io conosca una persona non significa che la persona conosca me. Io posso essere una persona pubblica e quindi conosciuto da tante persone, le altre persone che non sono così conosciute non è detto siano conosciute da me, quindi il legame è asimmetrico, ok? In network noi lo rappresentiamo graficamente soltanto attraverso il vettore di una freccia, quindi questo è un legame asimmetrico e questo invece è un legame simmetrico o bidirezionato che va in tutte e due le direzioni. Ci sono naturalmente dei legami che sono, come posso dire, antropologicamente simmetrici. Un legame di ascendenza familiare va da sé tra madre e figlio che sia simmetrico se si tratta di parentela. Un'altra cosa che vedremo è poi la possibilità di connotare la nostra rete attraverso gli attributi. In quella finestra che vedete sulla destra, dove c'è scritto ID, scorrono normalmente una serie di attributi che vengono associati a quegli attori. Gli attributi quali sono? Sono gli attributi strutturali, la professione, l'età, il genere. Il programma ci permette di connotare questi attributi graficamente attraverso colori, forme, ispessimento della resa grafica dei legami, ok? Ma in network analysis gli attributi sono anche gli stessi indici. Degli indici poi parleremo un po' oggi e un po' nei prossimi giorni, no? Per esempio l'indice di centralità potrebbe essere qui evidenziato, per esempio rendendo verde Miriam, che è la persona, l'attore più centrale, ok? Oppure cambiando le forme della nostra rete in questa maniera. Ok, qui ci sono una combinazione di forme, dal diamante al cerchio, che possono connotare, a seconda di quello che noi vogliamo vedere nella rete, i singoli attori.
Ok? Abbiamo cambiato un po' di forme e possiamo fare la stessa cosa con il colore, selezionando naturalmente il tipo di attributo e connotando le persone a seconda appunto della nostra domanda di ricerca. Se per esempio volessimo distinguere gli attori maschi e femmine, coloreremmo i maschi di rosso e le femmine di giallo, e in modo da avere una prima visione degli attributi nella rete. Ok? Teniamola ancora un po' aperta. Allora, che cosa vi aspettate dall'approccio di rete? A che cosa potrebbe essere utile nel vostro lavoro l'approccio di rete? Abbiamo fatto un primo assaggio, naturalmente tra un po' affrontiamo la parte più teorica, anche forse un po' più noiosa, però ci permette di entrare in un meccanismo che per adesso è abbastanza vago. Come? Capire le dinamiche all'interno di un gruppo, delle soluzioni. Le dinamiche all'interno di un gruppo e che tipo di dinamiche? Le dinamiche che intendiamo studiare. Dinamiche di gruppo, ok. Poi? C'è il microfono. I rapporti reali esistenti in un territorio tra associazioni, per esempio, tra istituzioni e associazioni. Ne parliamo di persone, ma io vorrei verificare la rilevanza della in geografia prossimità cognitiva e organizzativa tra le imprese, quindi come si collegano ad hub di rilevanza internazionale. La prossimità tra le imprese. Sì. Ok. In biologia per verificare le interazioni tra le diverse proteine. Ok. Possibilità di nascita di nuovi legami. Possibilità? Di nascita di nuovi legami. Capitale sociale per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Già lo sapevi, no? Un'altra cosa. Vabbè, comunque capitale sociale lo segniamo lo stesso. No. Altre? No, ok. Le forme di potere, distribuzione di potere, non eccetera, vale. Eccetera, eccetera. Non vale. Allora, come avete visto tra i vostri interventi ce n'è uno singolare, che tanto singolare non è, cioè la interazione tra proteine. La network analysis permette infatti lo studio tra, abbiamo detto, nodi. Questi nodi non è detto che siano persone,
possono essere anche entità immateriali o appunto non umane, per esempio in biologia, in veterinaria, in fisica vengono usate le reti, viene usata la social network analysis per capire per esempio all'interno di un gruppo di pecore chi è il capobranco, il lupo. Però in generale in altre discipline viene usata la social network analysis, quindi non è di pertinenza esclusivamente sociologica, economica o organizzativa, ma è una disciplina che attraversa una tecnica, una metodologia che attraversa diverse discipline. Okay? Dal punto di vista invece più strettamente organizzativo, la social network analysis ha uno spettro molto ampio di applicazioni, che vanno dal capitale sociale, che vedremo domani, ai network tra le organizzazioni, ai network per esempio nei coordinamenti istituzionali o no, è il caso delle politiche sociali, delle politiche per il lavoro, delle politiche pubbliche in generale, in cui è possibile attraverso la social network analysis formalizzare l'interazione tra gli attori. Si parla, voi lo sapete meglio di me, tanto di reti sociali, se ne parla nei bandi, se ne parla in progettazione, se ne parla negli stessi progetti. No, si scrivono una serie di attori che insistono su un territorio, si dice che questi attori faranno rete o sono in rete, ma lo sono per davvero? Come sappiamo che questi attori sono uniti fra di loro? E soprattutto qual è il livello di rete di questi attori, cioè come si muovono, queste reti sono corte, sono reti lunghe, sono reti storiche, cioè per quanto tempo queste reti in qualche modo si cristallizzano. Okay? Allora, a tutte queste cose insomma, può rispondere l'approccio tecnico della social network analysis. Okay? Allora, vedete? Allora, vi illustro il programma della settimana. Allora, oggi appunto introduciamo il discorso teorico sulla social network analysis, diremo quando e perché nasce la social network analysis e quando si applica il dato relazionale. Questa è la giornata che affronteremo oggi. Domani scenderemo insomma più nello specifico e vedremo qual è l'applicazione che la social network analysis fa di un concetto abbastanza recente, che è il concetto di capitale sociale. Molto brevemente, il capitale sociale viene inteso come un set di risorse per l'azione che sono all'interno di un gruppo, all'interno di una rete, okay? E ciascuno dei nodi, gli attori presenti in una rete possono attingere questo set di risorse utili per l'azione. Vedremo domani di che tipo di risorse si tratta. Domani vedremo appunto uno degli studi di caso in cui è stata applicata la network analysis per l'implementazione di alcune politiche per esempio per l'inserimento lavorativo delle persone disabili. Vedremo appunto tra oggi e domani lo studio che il Ministero del Welfare ha condotto attraverso la social network analysis per capire qual è il livello di formalizzazione della rete tra gli attori che si occupano dell'inserimento delle persone disabili e vedremo il caso del progetto Reti, un progetto che è stato implementato in Abruzzo che ha visto di nuovo l'uso dell'applicazione della social network analysis a livello pubblico. Okay?
Mercoledì passeremo invece ad una disamina del lessico della social network analysis. Alcuni vocaboli, alcuni lemmi, alcune locuzioni le vedremo già oggi, ma nello specifico mercoledì parleremo più tecnicamente della network analysis interagendo con il programma. Quindi da una parte saranno ripresi alcuni dei termini che riferirò io oggi e dall'altra saranno applicati. Anche qui uno studio di caso, il caso dell'associazionismo del terzo settore, cioè come il terzo settore costruisce le proprie reti dal basso. Vedremo che il terzo settore è uno degli attori di quella che viene definita governance territoriali, cioè lungi dall'essere una dimensione, come dire, debole della politica sociale, vedremo che in alcune realtà sociali, attraverso la rappresentazione in rete, in alcune realtà territoriali, in alcune realtà sociali, il terzo settore invece si configura come un attore centrale all'interno delle politiche sociali. Okay? Sempre mercoledì vedremo la presentazione dettagliata del software che oggi abbiamo iniziato ad osservare, UCINET e NetDraw. In realtà UCINET, che è un programma abbastanza friendly, intuitivo, ha poi al suo interno, oltre a NetDraw, ha un altro programma tridimensionale, si chiama Mage, se avete la possibilità più tardi di guardare, che rappresenta in maniera tridimensionale le reti, okay? Però non permette di copiare l'immagine, quindi la si può vedere soltanto nell'ambiente Mage che sta dentro a UCINET. Giovedì 4 iniziamo con la parte più hard, cioè studieremo, analizzeremo e vedremo alcune delle statistiche descrittive che ci permette il programma. Le statistiche descrittive, come potete immaginare, hanno una formula algebrica che non studieremo. Ve la faccio vedere oggi, però il programma ha degli algoritmi già naturalmente standardizzati, per cui non c'è bisogno che noi impariamo la formula. I miei studenti sì, però in quest'aula no. Però è giusto che voi sappiate che cosa legge il programma, qual è il modo di procedere del programma e soprattutto perché queste misure e non altre, perché la network in qualche modo insiste sulla centralità, insiste sulla densità, insiste sulla coesione e non su tutte le altre misure statistiche che, come sapete, insomma, la statistica ha, proprio per il suo aspetto relazionale. Gli attori della rete sono tutti uniti fra di loro, quindi per esempio non ci può essere il nesso causale della statistica descrittiva o di quella inferenziale, non ci può essere una variabile dipendente, una indipendente e un'altra dipendente, perché in qualche modo, essendo tutti legati fra di loro, il nesso causale è la rete stessa. Tanto è vero, dopo lo vedremo, si parla in analisi di rete di approccio strutturale, cioè tutti saremmo condizionati da una grossa struttura, la nostra variabile indipendente, che è la rete. Okay? Quindi alcune statistiche la network non le può calcolare, per esempio la regressione, per esempio la correlazione. In realtà c'è un'ipotesi strutturalista della scuola di Harvard e nel programma c'è, che fa anche questo, cioè fa la correlazione tra le reti o tra la rete ed alcuni attori presenti nella rete stessa, ok? Quindi assume la rete come variabile indipendente di dell'influenza che questa rete ha sugli attori e calcola la correlazione, però con dei margini di errore molto alti, quindi non tutti usano questa funzione statistica e sono tutti insomma cauti ad usare l'inferenza statistica con l'approccio di rete. Venerdì 5 è l'ultima giornata, restituirete il lavoro che faremo in aula a partire da mercoledì. Okay? Da mercoledì inizieremo a costruire un progetto attraverso il metodo della network analysis e venerdì ci sarà la restituzione del progetto tra i gruppi.
Allora, questo è in breve il nostro programma. Ci sono domande? Il programma va scaricato in versione trial, in versione prova, sul sito che penso abbiate già visto. No, non c'è da scaricare nulla, c'è il tutorial che però è compreso nel software. Poi il programma si può acquistare, c'è un codice insomma, che vi mandano, però in realtà scaricandolo ogni 2 mesi non c'è neanche bisogno di acquistarlo. Allora, abbiamo già parlato dell'ambiente rete, cioè che cos'è una rete sociale e quali sono le differenze rispetto all'approccio standard. I networkisti, gli analisti di rete, parlano di ambiente relazionale per identificare un gruppo dai confini non sempre delimitati, in cui le persone sono unite da legami, un po' come vi ho fatto già vedere prima. Non è un gruppo l'ambiente di rete, ma è un insieme di persone uniti da legami. Ok, quindi che cosa differenzia un ambiente di rete, una rete sociale da un gruppo? La presenza di legami. Potremmo avere un gruppo sociale in cui per esempio non c'è dinamica relazionale, si è un gruppo perché in questo momento, come lo siete voi, si appartiene ad una classe, quindi voi siete il gruppo aula. L'analisi di rete però assume che in questo gruppo ci sia interazione, ok? E che tra gli attori che appartengono al gruppo aula ci siano dei legami. Questi legami possono essere di diversa natura, si va appunto da legami di tipo professionale, di conoscenza, a legami più intimi. La rete sociale dunque viene definito come l'insieme degli scambi di relazioni tra le persone che si conoscono reciprocamente. L'individuo è immerso in una rete di rapporti multidimensionali. Allora, perché multidimensionali? Perché nell'approccio di rete si assume che i legami si stratifichino, si parla di multiplessità. Ok? Questo è un altro concetto di rete. La multiplessità è la stratificazione di più legami tra due o più attori. Quindi un attore può avere un legame di conoscenza, come nel vostro caso. Al legame di conoscenza si può associare il legame di amicizia. Al legame di amicizia si può frapporre il legame di parentela. Quindi abbiamo per esempio 3 legami tra 2 attori. Ok? Tutte queste caratteristiche qualitative degli attori sono state poi quantificate dai nostri analisti di rete, cioè anche la multiplessità è diventato un indice misurabile. Okay? Intanto intuitivamente dire che tra 2 attori sono stratificati 3 legami è diverso che dire che
tra due attori è stratificato un solo legame. Questo pesa 1 e questo pesa 3. Ok? Che cosa, qual è appunto lo switch tra l'analisi standard e la network analysis? È la questione che vi dicevo prima. La rete è vista come una gabbia, una struttura, ok? Quindi si parla anche di analisi strutturale, tanto è vero che l'analisi di rete è molto vicino allo strutturalismo della sociologia, perché la rete in qualche modo avrebbe la capacità di influenzare i nostri, le nostre biografie, i nostri legami, e tutti siamo altrettanto influenzabili all'interno di una rete. Quindi l'approccio è questo, che la rete influenza i singoli nodi e i singoli nodi sono influenzati fra di loro. Ok? Quindi si parla di approccio strutturale perché in qualche modo è la rete che ci governa. Gli individui sono più o meno liberi di agire in questa rete. Allora, quando nasce, perché nasce la network analysis? La network analysis nasce originariamente in psicologia sociale, nella psicologia dei gruppi. Nasce fondamentalmente con la teoria della Gestalt, con Köhler, il quale passa attraverso la sociometria, cioè la misurazione dei legami tra i gruppi. Che cosa fanno i psicologi sociali? Iniziano a descrivere quali sono le alleanze, per esempio, all'interno di una fabbrica, cioè chi si clusterizza con chi. Ok? Qual è la forza di alcuni gruppi o qual è la loro debolezza. Si diffonde poi attraverso i ricercatori di Harvard degli anni 30 che dimostrarono la presenza di sottogruppi coesi all'interno di alcune comunità. Siamo nell'epoca naturalmente del boom dell'industrializzazione, quindi la sociologia si inventa una tecnica per studiare le dinamiche conflittuali all'interno delle grandi aziende o delle piccole aziende, e quella degli antropologi di Manchester, che furono i primi ad utilizzare il lessico, il vocabolario di rete in maniera sistematica. In particolare gli antropologi di Manchester videro in alcune tribù, in alcuni clan dell'Africa, che non tutto avveniva così in maniera lineare, strutturale, variabile indipendente, variabile dipendente, ma c'erano dei conflitti nei sottogruppi, nei sottoclan, ok? E iniziarono a rappresentare graficamente questi clan a mo' di lignaggio. Sapete che cos'è un lignaggio? No? Una sorta di, la struttura familiare, la struttura tribale fatta ad albero. Loro non fecero altro che allargare quest'albero e costruire una rete, in modo da vedere qual erano i ruoli sociali, qual era la posizione di queste persone a prescindere dal lignaggio, e come la rete in qualche modo non solo era strutturata, cioè qual era la forma della rete, ma come si muovevano gli attori all'interno della rete. Quindi un conto era il lignaggio, che è appunto una struttura ascendente, immobile, e un conto invece era la rete, che prevedeva che gli attori si potessero posizionare a seconda del ruolo e degli status. Siamo nell'epoca del colonialismo, tra la fine dell'Ottocento, ma soprattutto negli anni 30, okay? Quando ci furono le colonizzazioni degli antropologi che insieme ai colonizzatori andavano a studiare i clan dei paesi in via di sviluppo. Contemporaneamente, sì. Siamo su due livelli, sui livelli in via dei territori in via di sviluppo e i nostri territori occidentali.
Allora, le origini della social network analysis, vedete, si va dalla teoria della Gestalt alla teoria del campo e alla sociometria di Moreno, siamo negli anni 40, che appunto attraverso la quale si analizzano le dinamiche di gruppo, e si arriva alla teoria dei grafi. Grafo in network analysis è, come dire, la base elementare della rete, quindi il grafo è fondamentalmente l'insieme di un nodo con un legame, ok? Tutto questo è un grafo. Dalla teoria della Gestalt si arriva all'antropologia struttural funzionalista. Qualche antropologo? No. Ve lo dicevo prima, la innovazione rispetto all'antropologia struttural funzionalista è che si supera la prospettiva antropologica o sociologica dei gruppi come gruppi corporati, cioè inamovibili, in cui c'è un'arachide, una struttura che è immutabile, ma si scopre che all'interno di queste strutture c'è un movimento, cioè che le persone, che i nodi si possono muovere da una posizione all'altra. Si parla di analisi situazionale in analisi di rete, perché appunto la rete può cambiare a seconda della situazione. Tra gli antropologi più, come dire, brillanti sotto questo profilo, ricordiamo Warner, Mayo, Gluckman, Omans, Barnes, Elizabeth Bott e Nadel. E si arriva poi ad una terza fase, che è una fase che poi porterà alla cosiddetta scuola di Harvard, alla scuola hard della social network analysis, quella che formalizza dal punto di vista statistico la rete, e che sono i strutturalisti di Harvard, okay? Che negli anni 70 danno luogo a queste formalizzazioni e all'invenzione dei software. Allora, questo è un primo esempio di rete molto blanda, molto, come dire, primitiva, no? Ed è il sociogramma di Moreno. Moreno che cosa fa? Cerca di individuare i modi in cui le relazioni di gruppo delle persone funzionavano sia da vincoli sia da opportunità per le loro azioni, e quindi per il loro sviluppo psicologico personale. Cioè Moreno, che era uno psicologo sociale, tenta di capire come nei gruppi ci siano dei vantaggi in termini, per esempio, di capitale sociale. Lui non parla di capitale sociale perché la definizione ancora non esisteva, però cerca di capire quali sono i vantaggi per l'azione all'interno di un gruppo, e questi vantaggi per l'azione, secondo Moreno, da cosa derivavano? Secondo voi da cosa potevano derivare? Siamo negli anni 30, la psicologia studiava già i gruppi, ma non senza l'approccio di rete. Quindi la svolta di Moreno sta nella costruzione del sociogramma, cioè nella rappresentazione grafica, quindi nella banale rappresentazione grafica dei gruppi. Lui inizia a disegnare, come vedete lì, gli attori che fanno parte di un gruppo, e li lega fra di loro e ne vede i vincoli e le risorse. Questi vincoli e queste risorse stanno dentro ai legami, cioè lui dice: guardate, i gruppi non sono delle monadi isolate, ma all'interno del gruppo le persone interagiscono, e come interagiscono? Attraverso i loro legami. Allora, per alcuni gruppi o per alcune persone all'interno del gruppo, i legami possono essere delle risorse, dei vantaggi per l'azione, quelli che oggi appunto chiameremmo capitale sociale. Per altre persone questi stessi vincoli sono, questi stessi legami sono dei vincoli. Facciamo un esempio. Granovetter, che è forse uno dei più noti analisti di rete, anche se poi Granovetter ha fatto solo una parte della sua carriera, sulle reti, dopo si è occupato d'altro. In maniera paradossale, nel 73 diceva che
l'accessibilità, i percorsi di mobilità professionale e di accesso al mercato del lavoro avvenivano soprattutto nelle reti di conoscenti e non nelle reti primarie, cioè nelle reti familiari o di amici. Ok, quindi diceva una cosa paradossale rispetto a quello che uno si aspetterebbe, no? Perché uno si aspetta che la risorsa famiglia sia una risorsa di vantaggio per l'azione, che quindi il gruppo familiare di origine o quello acquisito o quello parentale ci aiuti, ci agevoli nella ricerca di un lavoro. Invece Granovetter scoprì attraverso una ricerca negli Stati Uniti che questa cosa si capovolgeva, cioè non era vero, non era affatto vero che le possibilità di accesso alle informazioni sul mercato del lavoro avvenissero nelle reti dei legami primari, ma al contrario, avvenivano invece in grandi o piccole reti di carattere secondario, quindi rete di conoscenza. Qual era la ragione secondo voi? Per chi non ha letto Granovetter però vale la domanda. Vabbè, rispondi lo stesso. Secondo te? Cioè secondo te, per averlo letto? Perché diceva che tra le persone che si conoscono circolano sempre le stesse informazioni, per cui se invece io mi relaziono con una persona che non fa parte della mia cerchia sociale, è probabile che mi trasferisca delle informazioni che non conosco. Esatto, cioè si raggiungerebbe, secondo Granovetter, nelle cerchie primarie un cosiddetto livello di saturazione, per cui peraltro quanto più è piccola la rete, tanto più è veloce il livello di saturazione, l'informazione sul lavoro per esempio nella fabbrica X è lo stesso per tutti e quindi o tutti quelli che hanno bisogno di lavoro accedono alla stessa informazione e quindi vanno nello stesso posto di lavoro e quindi c'è una competizione maggiore. Oppure, siccome appunto circola la stessa informazione, c'è meno probabilità di avere un ventaglio più largo di informazioni altre sul mercato del lavoro. Questo è quello che diceva Granovetter. Naturalmente questo studio di Granovetter è stato anche in parte contestato e smentito da altre ricerche che dicono il contrario, perché immaginate quanto soprattutto nella competizione del mondo globalizzato non sia così facile che uno sconosciuto vi trasferisca un'informazione sull'accesso al mercato del lavoro se di quella informazione ha bisogno lui stesso, ok? E al contrario invece i legami familiari possono essere invece, come molti studi sul capitale sociale familiare nel Mezzogiorno hanno poi dimostrato, sono volano per l'azione, cioè sono un vantaggio, quindi è la smentita allo studio di Granovetter. Però, come dire, in qualche modo Granovetter ha scoperto che la fluidità dei legami di conoscenza è essa stessa permette la possibilità di accesso al mercato del lavoro. Quindi abbiamo due dimensioni, peraltro anche sono, ricordatevi ragazzi, che l'analisi di rete va radicata all'interno della cultura di riferimento, della ricerca e del contesto entro cui muovete la vostra ricerca. Granovetter è in una società, quella americana, dove le reti sono fluide. Immaginate le reti di un lavoratore o di una persona che abita a New York, che ogni 5-6 anni cambia città, perché la mobilità negli Stati Uniti è molto più rapida, la mobilità diciamo territoriale è molto più rapida che qui in Europa e soprattutto in Italia. Quindi in America si cambia frequentemente lavoro, perché un lavoro da loro non è mai per sempre, sto generalizzando, però nella maggior parte dei casi è così. Le nostre, e questo che cosa significa? Significa che cambiare città significa fondamentalmente spezzare le reti di radicamento territoriale e acquisirne di nuove. Questo poi è lo studio che ha fatto Elizabeth Bott in Inghilterra e che vedremo fra un po'. Mentre nel nostro discorso, nel discorso europeo e soprattutto italiano, le reti sono più embedded, più radicate. E quindi va da sé che forse la rete familiare, la rete primaria per noi è un vantaggio e per gli americani meno, perché non ce l'hanno la rete primaria, nel senso che se la famiglia sta a New York e un altro abita ad Austin nel Texas, come dire, la prossimità non permette il passaggio di informazioni, ok? Questo è il discorso. Ancora, la sociometria parla di punti
e di linee, quindi inizia ad arricchire il gergo della social network analysis e si rifà fondamentalmente alla geometria sociologica di Simmel, che pure parlava, come sapete, di cerchi relazionali e che però non aveva intuito invece che queste cerchie potessero essere disegnate. Moreno lo fa, quindi riprende la sociologia, la psicologia sociale, che di fatto esisteva già verso la fine dell'Ottocento, ma formalizza queste teorie. Levin si inventa appunto allora questa teoria del campo, che in pratica cerca di esplorare in termini matematici, quindi contando le linee, contando i punti, l'interdipendenza tra gruppo e ambiente in un sistema di relazioni. Il campo sociale è visto come comprendente dei punti collegati a dei percorsi. I punti sono i nostri nodi, quindi le persone, gli attori che fanno parte della rete, e i percorsi sono le sequenze interattive o causali che le collegano. Allora, che cosa fa Moreno? Inizia a misurare la rete. Per cui questi appunto sono i punti o nodi della rete, e questi però non sono semplici, come dire, non sono semplici linee, ma sono interazioni tra gli attori. Quindi l'interazione, per esempio, tra 4 e 1 è diversa rispetto all'interazione tra 1 e 3. Perché, secondo voi? Questo è quello che inizia a fare, questa è la teoria del campo, no? E tutto avviene dentro ad un campo specifico, che è quello del gruppo. Tutto quello che c'è oltre non ci interessa. Moreno analizza il gruppo, però ci dice appunto: guardate che l'interazione tra questi due punti è diversa dall'interazione tra questi altri due punti. Che cosa accade? C'è un broker, un mediatore, quindi, come dire, un'altra intuizione della network è che evidentemente nelle reti sociali esistono dei punti di mediazione, cosiddetti broker, che filtrano qualcosa che arriva e la passano all'altro, perché uno non può arrivare a tre senza la mediazione di quattro, ok? Se non ci fosse quattro, questi due punti non sarebbero collegati. Quindi Moreno, come dire, in qualche modo ci avvia verso la grande intuizione della rete, che tutti siamo legati. Da Moreno si passa a Heider, che appunto ha dato un altro grosso contributo allo sviluppo delle teorie sulle dinamiche di gruppo, e Heider si concentra in particolare sull'equilibrio interpersonale. Si passa cioè dall'analisi strutturale, l'analisi, come dire, olistica, che comprende tutta la rete, ad una analisi più biografica. Heider ci dice che, guardate, l'influenza sociale, l'equilibrio personale, il benessere personale dipendono dall'interazione con le altre persone. Quindi se gli altri membri del gruppo hanno un equilibrio personale positivo, vuol dire che tutta la rete ha un equilibrio personale positivo. Non è sempre così, però è una teoria, naturalmente, nel fatto che in qualche modo le persone sono interrelate, quindi si trasmettono lo stesso benessere. A questi psicologi si deve anche la prima importante
ulteriore formalizzazione delle reti, cioè i cosiddetti grafi dotati di segno o orientati, quelli a cui ho fatto accenno prima, che poi troviamo nei nostri network. Okay. Che cosa dicono gli psicologi sociali? Che non tutti i legami hanno lo stesso peso, non tutti i legami sono simmetrici. Esistono legami simmetrici e legami asimmetrici, legami orientati e legami non orientati. Allora, è semplicemente questo. Un legame orientato vuol dire che c'è una corrispondenza da un attore verso un altro. Okay? E non viceversa. Il legame non orientato invece ha una corrispondenza biunivoca che in analisi di rete si rappresenta o con i due cursori in entrambi i versi oppure senza cursori. Quindi quando voi vedete in una rete fatta dal programma, quando voi non vedete il cursore, vuol dire che il legame è bidirezionale, va in entrambe le direzioni. Okay? Per esempio il legame di parentela va necessariamente in entrambe le direzioni. Sempre i psicologi sociali iniziano a parlare di triadi. Che cos'è la diade? La conoscete tutte, è una coppia di attori. Gli psicologi sociali iniziano a parlare di triade. La triade in network è un concetto abbastanza diffuso, tanto è vero che lo stesso programma ci calcola il numero di triadi presenti in una rete. Anche quando abbiamo centinaia di nodi uniti fra di loro, il programma ci calcola le triadi. Le triadi fondamentalmente sono appunto triangoli di attori e ci servono per capire qual è in qualche modo il livello di coesione tra i singoli attori. Quante più triadi ci sono in una rete, tanto più elevata sarà la densità di una rete. Okay? La densità sarebbe il livello di coesione, lo vedremo fra un po'. Domande? Allora, andata via, come dire, superata la scuola degli psicologi sociali, siamo ai sociologi che iniziano a studiare i processi di industrializzazione negli anni immediatamente successivi al primo dopoguerra. Siamo appunto negli Stati Uniti in qualche modo i sociologi industriali assorbono, ereditano la psicologia, la sociometria di Moreno e iniziano a analizzare i gruppi di operai all'interno delle fabbriche. Perché lo fanno? Perché lo fanno secondo voi? Perché dovrebbero analizzare i gruppi che vengono definiti cluster, blocchi o click? Adesso vediamo le differenze fra i tre lemmi all'interno delle fabbriche. Bravissimo, perché come dire, era diffusa l'idea che i gruppi coesi, i gruppi forti, come dire, in cui le persone erano unite, producessero di più e che invece i gruppi dove c'era conflitto o gruppi dove le persone erano spaiate producessero di meno. Quindi si iniziano a studiare, appunto, si inizia a studiare la forza dei legami. E i sociologi di questo periodo coniano altre definizioni che sono importanti per l'analisi di rete, cioè i sottogruppi, okay? Sottogruppi coesi, click, cluster e blocchi. Vediamo le differenze.
Allora, immaginiamo sempre la nostra rete di operai. Allora, ragazzi, questo poi fa parte dei problemi, diciamo, metodologici della rete. La rete non avrebbe confini perché i nostri legami sono infiniti. Naturalmente è il ricercatore che a un certo punto deve porre un limite alla rete, la chiude, ok? Nel nostro caso, nel caso della sociologia industriale, la rete, i legami si chiudono all'interno dell'ambiente fabbrica, quindi non vanno oltre. Allora, questa è la nostra rete, immaginiamo che questi sono operai di una fabbrica. Allora, fabbrica X e fabbrica Y. Che cosa vediamo? Qual è la differenza intanto? Sempre in maniera intuitiva. Allora, qui intanto c'è la presenza di triadi, ok? Altro? Bravissimo, qui non ci sono sottogruppi. Qui questa può essere vista come una catena di montaggio in cui si passa l'informazione, in questo pensiamo a una fabbrica di automobili, si passa il pezzo dell'automobile, lo sportello va da A a B a C a D, siamo in una catena di montaggio di tipo fordista. Qui invece siamo nella fabbrica di Hawthorne, cioè dove è stato condotto l'esperimento, e in cui, come dire, in qualche modo si scoprì, venne scoperto che il fatto di distrarsi, di fare scambi di battute, di prendere un caffè insieme, aumentasse la produttività. Quindi un gruppo, come dire, più corporato, dove i legami sono anche informali, non diminuisce la produttività, come farebbe pensare questa prospettiva della catena di montaggio, ma al contrario l'aumenta, perché i gruppi, come dire, sembrerebbero più affiatati, le triadi o i sottogruppi aiutano la produttività perché si crea più coesione sociale. Okay? Quindi laddove c'è più scambio, secondo questi sociologi, c'è anche maggiore produttività. Qui sono individui legati soltanto dal fattore produttivo, quindi devono scambiarsi, non devono fare altro che scambiarsi il pezzo meccanico. Qui invece c'è uno scambio di altre informazioni che non sono necessariamente quelle che vengono dal lavoro. Ok? Che cosa accade? Accade che appunto non solo vengono identificate le cosiddette triadi, ma si parla anche di click e cluster. Allora, che cos'è una click? Anche in questo caso il software ci permette di calcolare le click all'interno di una rete. La click praticamente è il gruppo massimamente coeso, la cui densità è pari ad 1, cioè quando tutti gli attori sono legati fra di loro abbiamo una click. Allora F, H e G rappresentano una click, tutta la rete non è una click perché F e D per esempio non sono uniti, ok? Questa click si definisce anche sottogruppo, ok? Sottogruppo coeso. Un cluster invece è un addensamento di individui che non sono però massimamente coesi. Quindi un cluster è praticamente una rete quasi coesa. Okay?
Che cosa? Sì, certo, sì. Basta che vedi l'interruzione di un legame. Quando come dire, la rete è pari ad 1 come indice di densità, non abbiamo il cluster, perché l'indice di densità ci dice che la rete, tutti i legami sono uniti fra di loro. Quando c'è una rete che va sotto 1, vuol dire che c'è un cluster, ok? La scuola di Manchester. La scuola di Manchester è una scuola di, fondamentalmente di antropologi. Uno dei principali esponenti di questa scuola è Gluckman, che studiò, come vi ho detto, come hanno fatto altri antropologi, i primi mutamenti nel periodo coloniale e post-coloniale. In particolare, Gluckman studiò l'approccio di rete in maniera abbastanza metaforica, cioè piuttosto che enumerare, così come avevano fatto gli psicologi sociali, i nodi della rete, iniziò a usarla in maniera grafica, cioè a disegnare i nodi e i legami dei primi clan scoperti dagli antropologi. Che cosa, qual era il contributo, quale fu il contributo della scuola di Manchester? Praticamente mise innanzitutto in rapporto l'approccio micro dall'approccio macro. Non so se siete tutti sociologi qui, immagino di no. La scuola di Manchester mise in contatto, come dire, la vita degli individui in rete con il campo stesso, con la rete stessa, con il territorio, per esempio, ok? Quindi gli antropologi iniziarono a studiare le reti di alcune tribù dentro al contesto territoriale in cui queste reti si muovevano, quindi rete strutturale e rete, come dire, più micro, più fluida, ok? Pongono naturalmente al centro della loro analisi il conflitto sociale, cioè la società post-colonialista o colonialista non è succube del colonialismo, così come i funzionalisti avevano stabilito, ma in realtà si muove in maniera processuale, cioè i clan, le tribù di questi territori si muovono all'interno dei propri confini contro il colonialismo, ok? Quindi i sociologi, gli antropologi della scuola di Manchester iniziano a studiare i conflitti attraverso la metamorfosi delle reti sociali. Che cosa viene fuori da questo? Vengono fuori altre novità, per esempio lo studio della comunità norvegese di Barnes, che individua tre campi di relazioni: le relazioni sociali che nascono dal contesto lavorativo, le relazioni sociali che nascono dall'insediamento territoriale e le relazioni basate su parentela, amicizia e vicinato. Barnes, che era un altro antropologo, studia la classe all'interno di una comunità, la comunità norvegese di pescatori, e che cosa fa? Oltre alle variabili standard, alle variabili canoniche, come per esempio la professione e il quartiere di appartenenza, studia le reti di parentela, di amicizia e di vicinato. Secondo Barnes, le due dimensioni della professione e del territorio non erano sufficienti a spiegare la classe di appartenenza. Quindi ci mette una terza variabile, che è la rete, ok? Fa la differenza tra rete totale, e cioè la totalità della vita sociale come un insieme di punti, che appunto sono gli individui, collegati da linee che sono le relazioni, e la rete parziale, cioè la sfera informale delle relazioni vista come una parte della rete totale. Che cosa fa Barnes? Studia l'intersezione tra queste due grosse dimensioni
quartiere, professione, rete primaria. I sociologi standard, come dire, in qualche modo studiano il mutamento sociale o la classe sociale secondo le cosiddette variabili strutturali, per esempio dove abiti, che professione fai, qual è il tuo reddito. Barnes dice che questo non è sufficiente a spiegare la classe sociale in un paese piccolo dell'estrema Norvegia, fatto di pescatori, cioè sono per lo più tutti pescatori. Quindi io come spiego la classe sociale, la differenza tra le classi sociali in un paese così piccolo, dagli aspetti così comunitari, in cui tutto sembra maledettamente omogeneo? Allora ci metto dentro una terza variabile, che sono le reti, cioè io cerco di capire qual è la classe sociale di appartenenza collegando questi tre fattori. Ed è proprio la terza dimensione, cioè la dimensione di rete, che mi spiegherà qual è la differenza in termini di classe, chi frequento, dove le frequento, che tipo di capitale sociale ho da queste persone. Se c'è social support, cioè che tipo di aiuto, che tipo di frequentazione, okay? Tutti questi fattori mi spiegano la differenza di classe, che io non potrei capire soltanto con queste due variabili, perché il quartiere erano tutti quartieri, come dire, più o meno omogenei dal punto di vista urbanistico e sociale, cioè ci abitavano famiglie di pescatori. La professione erano per lo più tutti pescatori, quindi questo da solo non bastava, e allora Barnes si inventò la terza variabile per spiegare il fenomeno della differenza fra classi. Ok? Lo stesso fece Elizabeth Bott, che era una antropologa. Avete sentito parlare di Bott? No. Bott fece, come dire, aggiunse a questa intuizione di Barnes un'ulteriore intuizione. Bott parlò di, voleva analizzare lo scambio di aiuto nelle coppie di coniugi. Ok? Siamo in un paese dell'Inghilterra, lei fece, mi pare, 20 interviste a coppie di coniugi, e l'idea era quella di analizzare la segregazione dei ruoli, cioè chi faceva cosa e come lo faceva, se in maniera congiunta o invece in maniera disgiunta. Ok? Che cosa, qual era, come dire, quale fu il contributo di Elizabeth Bott? Si inventa la metafora delle reti a maglia stretta e delle reti a maglia larga. Che cosa sono le reti a maglia stretta e che cosa sono le reti a maglia larga? Fondamentalmente anche qui siamo sull'approccio dell'intuibile. Le reti a maglia larga sono delle reti molto ampie e abbastanza dense. Ampiezza e densità sono due indici di network. L'ampiezza misura il numero di nodi in una rete. La densità misura il numero di legami presenti in una rete sul numero di legami possibili. Quindi il rapporto è una proporzione tra il numero di legami in una rete e il numero di legami possibili in quella rete. Allora, che cosa dice Bott? Dice che il grado di segregazione dei ruoli coniugali è correlato al grado di compattezza del network totale della famiglia. Dice fondamentalmente che quanto più è compatto il network, cioè quanto più è denso, quanti più legami ci sono all'interno di una rete, legami portati dalle reti di ciascuno dei due coniugi,
Quindi non è la rete totale della coppia, ma sono anche le due reti portate dentro da due coniugi, si uniscono e il network diventa compatto, diventa fortemente denso e quindi stretto, a maglia stretta. Okay? Quindi quanto più è compatto questo network, tanto più segregati saranno i ruoli. Al contrario, i ruoli saranno meno segregati, quanto meno compatto sarà invece il network. Che cosa significa in termini sociologici? Che i due coniugi non vivono solo della propria rete, ma evidentemente assorbono dalla rete di uno e dalla rete di altro altre risorse di vantaggio. Okay? Quindi le reti sociali in qualche modo si funzionano da social support per le due persone, okay? Portano aiuto, portano vantaggio e la coppia può essere, come dire, meno vincolata ai propri ruoli coniugali perché ricevono social support da una parte e social support dall'altra. Okay? Questa fu l'altra intuizione di Bott, quindi reti a maglie larghe e reti a maglie strette. Granovetter, allora, saltata la scuola, finita diciamo, l'approccio della scuola di Manchester, siamo all'ultima delle scuole della network, siamo negli anni 70, quindi abbiamo finito, come dire, il periodo degli studi colonialisti, finito per modo di dire, e iniziamo l'approccio più strutturalista, quello più quantofrenico. Gli analisti della scuola di Harvard dicono che come dire, in qualche modo le reti possono essere misurate. Siamo nell'epoca della prima tecnologia, abbiamo i primi computer e quindi il computer in qualche modo ci aiuta a calcolare le reti. E abbiamo appunto due importanti sviluppi. Lo sviluppo di tutta l'algebra relazionale, cioè di tutto quel supporto algebrico che ci ha aiutati poi a creare UCINET e tutti gli altri programmi di rete, e lo sviluppo di metodologie multidimensionali, cioè che combinano l'analisi di rete con le procedure standard. La grossa novità in questo consesso è naturalmente lo studio di Granovetter. Granovetter, come vi ho detto, parla di forza dei legami deboli, è la sua metafora, quella che poi l'ha portata al successo, no? Lo abbiamo detto, i conoscenti, secondo Granovetter, hanno più probabilità degli amici stretti di fornire informazioni di lavoro. Questa svolta viene misurata. Che cosa fa Granovetter? Fa una ricerca su 200, mi pare 70 persone e chiede a tutte queste persone come hanno trovato il lavoro, ok? O come hanno trovato il lavoro o come, come dire, hanno asceso, hanno fatto mobilità carriera, come hanno fatto mobilità professionale. Come lo fa Granovetter? Semplicemente chiedendo i nomi e i cognomi di queste persone. E affiancando al nome la professione con l'approccio che viene definito position generator. Allora, come hai trovato il lavoro in questa azienda? O meglio, attraverso chi hai trovato lavoro in questa azienda? E lui dice: Mark mi ha aiutato. Ok? Che lavoro fa Mark? Quindi name e tipo di lavoro. Marco fa, che ne so, l'impiegato nella stessa azienda. Ok? Come hai trovato il secondo lavoro? Siamo nella società americana, no? Quindi gli chiede lavori da 1 ad N. Mi ha aiutato John. Che lavoro fa? Fa l'avvocato. E così via di seguito. Che cosa abbiamo ottenuto alla fine? Abbiamo una rete sociale
fatta, costituita da tutti gli attori indicati da queste persone, ma in più abbiamo l'attributo. Ecco che la rete formalizza i primi attributi ed è uno dei attributi più utilizzati in network analysis, cioè quella di costruire una rete attraverso il position generator. Perché che cosa ci spiega una rete in cui abbiamo i nomi e le professioni correlate, secondo voi? Abbiamo solo nomi e come attributo unico la professione di queste persone. È intuitivo, position generator. In senso, in base alla professione che poi stavo cercando, no, riuscire effettivamente a ottenere, si può vedere insomma che relazione può esserci tra colui alla quale poi è chiesto. Ok. Secondo Granovetter ci sono delle zone di contatto tra le reti, abbiamo più reti sociali, ciascuno di noi sta è radicato in più reti, tra queste reti ci sono delle zone di contatto. Alcune professioni sono broker, sono mediatori, anche inconsapevolmente. L'avvocato, per esempio, credo che abbia una rete molto più ampia di un impiegato che lavora nella stessa azienda, nello stesso posto, alla stessa scrivania tutti i giorni. L'avvocato sta sul territorio, sta nei tribunali, ha una rete di clientela, no, con cui parla ogni giorno. Quindi, come dire, in qualche modo avere all'interno della propria rete delle professioni che attirano reti più ampie significa più capitale sociale, più vantaggio, e quindi in qualche modo la probabilità di ottenere un'informazione sul lavoro aumenta se la posizione sul mercato del lavoro è elevata o è relazionale. Quindi se la professione di chi si ha nella propria rete è una professione relazionale, ok? Questo è la categoria degli impiegati, per esempio, si potrebbero fare delle ulteriori relazioni che risulterebbero molto più forti rispetto a quelle, per esempio, di un avvocato, perché dipende dal ruolo, dal tipo di impiego. Naturalmente, sì. Perciò bisogna sempre contestualizzare, non bisogna generalizzare, bisogna sempre contestualizzare tutto. Però ricordiamoci, siamo negli anni 70 nella società americana, e in quel periodo, comunque secondo i dati della ricerca di Granovetter, che neanche è generalizzabile, chi aveva nella propria rete più professioni eterofile, cioè eterogenee fra di loro, aveva più possibilità di mobilità professionale. Ok? Che lo studio anche oggi, comunque, sempre impiegato al Ministero, ha più, diciamo, potere relazionale rispetto ad un professionista, magari con una posizione differente, sicuramente è migliore rispetto. Sì, poi naturalmente non è che appunto questo poi è l'arcano della struttura e dell'azione. La rete bisogna manovrarla, bisogna saperla manovrare, e quindi in qualche maniera bisogna che l'attore si muova, alimenti quei contatti e li manovri a seconda della convenienza. Quindi non è che tutte queste persone poi offrivano così gratuitamente il lavoro alla persona, ma era la persona che strategicamente si indirizzava all'una o all'altra professionalità. Facciamo una pausa? Continuiamo? Una pausa, ok. Allora, ci sono domande? Tutto chiaro fin qui? Non fate timidi e fate qualche domanda? No, faccio io le domande e voi rispondete? Va bene. Allora, vediamo che cosa accade in Italia, che cosa quando la social network analysis viene assorbita dalla comunità scientifica, anche se con qualche difficoltà, tanto è vero che ancora oggi, dopo più di 20 anni, la social network analysis stenta a decollare nella comunità scientifica. Sono poche le scuole di network in Italia, sono pochi i ricercatori che utilizzano l'approccio di network per una serie di
contestazioni, di vincoli a cui la social network sarebbe sottoposta secondo questi colleghi. In realtà la network arriva in Italia grazie alle autorizzazioni di Chiesi e di Piselli, Fortunata Piselli, che sono, diciamo, due ordinari della sociologia italiana, ormai entrambi in pensione, e che però hanno importato questo approccio, questa tecnica dai paesi anglofoni, in particolare dagli Stati Uniti, Fortunata Piselli, e dall'Inghilterra, Chiesi. Quali sono, come dire, i limiti, secondo appunto gli italiani, che respingono la social network analysis? Collins diceva della network analysis che è una tecnica alla ricerca di una teoria. Sembrerebbe che appunto la social network analysis sia fondamentalmente una tecnica di raccolta e di analisi dei dati e che non dia luogo ad un fondamento teorico. Abbiamo visto invece come la social network analysis nei decenni è stata un grosso supporto alle teorie, dalle teorie antropologiche a quella dei sociologi industriali. Quindi questa contestazione insomma in parte è caduta, però continua ad essere la social network analysis più che una teoria, una metodologia, io direi, e come tale in Italia è stata assorbita come metodologia che non ha, come dire, una validità a sé stante, ma generalmente coniugata con altre tecniche o altre metodologie di analisi. Quindi che cosa fanno i ricercatori italiani? Affiancano un'analisi di tipo canonico, per esempio una survey, alla social network analysis, quindi innestano in un questionario, in un'intervista, in una traccia di intervista, una parte dedicata all'analisi delle reti. Ok? Di questa, diciamo, metodologia si è fatta, ha fatto scuola soprattutto la scuola di Trento, da cui appunto Chiesi e Fortunata Piselli, e poi nel tempo vari altri cluster, potremmo dire, che sono rappresentati in questo grafico. Questi sono praticamente i principali esponenti per cluster delle scuole di network. Vediamo se c'è qualcuno che riconosce i colleghi. Allora, al centro abbiamo praticamente i poli universitari, le università, ok? Quindi nel core della nostra rete. A latere abbiamo i vari cluster o click o triadi, le vedete tutte, no? Le conformazioni. Vediamo un attimo di fare l'analisi di questa rete. Allora, quali sono secondo voi le reti più, anzitutto più dense, quelli dove i legami sono più forti, o meglio, sono più legati? Allora, il gruppo napoletano, per esempio, no? sulla destra, è il cluster a destra in cui c'è Fortunata Piselli. Quindi la spiegazione sociologica al fatto che il gruppo di Napoli sia quantomeno più denso è perché c'è Fortunata Piselli, che ha fatto, come dire, da attrattore e da alimentatore di questa scuola. Quindi la scuola di Napoli è più forte perché c'è stata Fortunata Piselli come capostipite. Trento, che sta? Ecco, Trento, esatto. Dove c'è? Chiesi. Quindi i due capostipiti hanno riprodotto naturalmente dei cluster più forti, più coesi. Poi c'è Pisa, perché a Pisa c'è Andrea Salvini, non so se l'avete sentito, che è un professore associato, insomma, esperto di social network analysis e che, come? Si occupa del terzo settore, benissimo, e anche lui appunto ha fatto da attrattore in qualche modo e quindi ha costruito un polo abbastanza forte. Poi c'è anche Milano Bicocca, che soprattutto negli anni 90 ha mutuato la social network analysis approfondendo gli studi sul capitale sociale in particolare. E poi abbiamo gruppi di ricercatori abbastanza spaiati, sparsi.
Questo a significare che, appunto, che la network analysis è una metodologia che non viene ancora utilizzata e non viene utilizzata in maniera, appunto, strutturata tale da fare rete, ma viene utilizzata da singoli ricercatori. Peraltro anche lì, per esempio, nel gruppo di Napoli, tra quelli che vedete nel gruppo di Napoli, solo 1, 2, 3, 4 persone adesso si occupano in maniera continuativa, come il sottoscritto, di social network analysis, okay? Mentre tutti gli altri l'hanno utilizzata in maniera sporadica, in maniera eccezionale. Okay? In quel gruppo di napoletani, così come a Trento, esistono anche i corsi in analisi delle reti sociali. A Napoli ce ne sono due, una alla magistrale e l'altra alla triennale, e così come a Trento, però in generale in tutta Italia i corsi di analisi delle reti sono pochissimi, tanto è vero che bisogna andare all'estero a fare formazione, Inghilterra, Stati Uniti e Slovenia, dove c'è il gruppo che si occupa di PACEC, che è l'altro software per l'analisi delle reti sociali. Va bene. Vabbè, i pregi dell'analisi delle reti li abbiamo già visti, quindi possiamo bypassarli. Altri aspetti strutturali delle nostre reti. Allora, l'enfasi, appunto, abbiamo detto, è che sulla struttura sociale. Le reti sono fondamentalmente composte da attributi e dati relazionali, quindi abbiamo due set di attributi. Gli attributi strutturali canonici, età, reddito, residenza, eccetera, eccetera, e poi abbiamo gli attributi relazionali. Che cosa sono gli attributi relazionali? Gli attributi che derivano dall'essere radicati in una rete. Quindi, per esempio, la centralità, che è, come dire, il numero, per esempio, di indicazioni che un attore ha all'interno di una rete, costituisce un attributo e della persona e della rete stessa. Quindi la network ci permette di aggiungere al set di indicatori e di variabili che noi normalmente abbiamo un altro set, che sono, appunto, cosiddetti attributi relazionali. Poi vedremo come si affiancano nel pacchetto. Abbiamo una divisione in reti egocentrate e reti sociocentrate. Le reti egocentrate pertengono all'analisi micro, cioè sono le reti intorno ad un attore che si chiama ego. Quindi all'interno di una rete, la rete di un attore è una rete egocentrata. Questo attore si chiama ego. Ma anche questo attore si chiama ego, se volessimo analizzare la rete di B. Ok? Quindi ciascuna unità la cui rete stiamo analizzando viene definita ego, perché è al centro di una rete. La rete di ego si chiama rete egocentrata in network analysis. La rete sociocentrata invece è la rete nel suo insieme, quindi tutta questa rete si definisce sociocentrata. Vi faccio vedere un esempio.
qui c'è un po' tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, no? C'è la rete per intero, che quindi è la rete egocentrata, ma ci sono anche i cluster, ci sono le reti egocentrate, no? La rete di Harry, la rete di Jenny, insomma di ciascuno degli attori che sono lì presenti. Ci sono i broker, per esempio Jerry, no? Sulla parte sinistra del nostro grafico, è un broker anche abbastanza fondamentale perché unisce due pezzi della rete. Holly è la stessa cosa, no? fa da ponte fra una rete e l'altra. Ci sono le triadi e ci sono appunto diversi altri fattori. Queste sono matrici che si trovano per default nella cartella Data Files del vostro UCINET, per cui quando voi andate nel programma, c'è una cartella Data Files, ci trovate una serie di matrici che sono già lì registrate per default e che vi servono per esercitarvi. Ah, è la campana. Ok? Allora, qui invece abbiamo una matrice di una rete di incidenza, una matrice di incidenza. Abbiamo detto prima che la matrice di incidenza è una matrice in cui gli attori sono affiliati a degli eventi. In questo caso gli attori sono affiliati a degli attributi che stanno al centro della vostra rete, no? L'attributo è il ruolo, il genere e la betweenness, che è una misura di centralità. Quindi vedete come è possibile utilizzare un indice statistico, che è la nostra centralità, come attributo. Okay? Quindi tutti coloro i quali sono legati a uno o più attributi hanno, come dire, sono affiliati a quel tipo di attributo. Okay? In quella finestra lì a destra, oltre all'ID, cioè oltre al nome identificativo dell'attore, ci sono poi gli attributi. A seconda della vostra analisi potete appunto scegliere l'attributo che avete naturalmente inserito in una matrice precedente, che è la matrice degli attributi. Che cosa significa questo? Che io posso misurare, per esempio, il peso di un attore sulla sua betweenness, cioè sulla sua centralità, piuttosto che sul ruolo. Siccome per esempio in una rete del genere non mi serve sapere, non spiega niente sapere se un attore è maschio o è femmina, utilizzo un'altra variabile, che per esempio o è il ruolo sociale in un contesto lavorativo, impiegato, dirigente, oppure utilizzo direttamente la betweenness, cioè uno degli indici di centralità, che poi vedremo, ce ne sono diversi, con cui io riconosco l'attore che ha il peso maggiore, ok? Ha la centralità più elevata o la centralità più bassa.
Ok, queste sono reti più avanzate, con centinaia di nodi. Ne parlavo prima con la collega ingegnere. Uno dei limiti della network è l'ampiezza, cioè il numero di nodi presenti in una rete. A un certo punto la resa grafica della rete è nulla. Quando abbiamo reti con centinaia di migliaia di nodi, con milioni di nodi nel caso per esempio dei social networks, noi non vediamo più nulla. Già adesso abbiamo, come dire, penso qualche centinaio di nodi, e la resa grafica non è eccezionale. Almeno nel caso della sociologia, a noi interessa guardare le reti, guardare i legami, okay? Li dobbiamo in qualche modo districare. Quindi uno dei limiti della social networks è proprio il numero dei nodi e di legami presenti in una rete. Possiamo ovviare a questo vincolo scomponendo le parti, cioè la social network analysis, il nostro programma, ci permette di fare l'analisi delle componenti principali, di clusterizzare la rete e prenderne parte, cioè parte individuale delle porzioni di rete che per il nostro caso, per la nostra analisi, sono più interessanti. Immaginate appunto campione e popolazione, quindi noi possiamo inferire alcuni dati sulla intera rete studiando una porzione di rete, con tutti però i problemi, diciamo, metodologici che comporta l'inferenza su una porzione di rete piuttosto che l'analisi su tutta la rete. Okay? Quindi sì, almeno in sociologia conviene lavorare su poche centinaia di casi, oltre i quali diventa tutto molto più complicato. Il nostro software però ci permette un altro espediente. Non è detto che noi dobbiamo rappresentare tutto graficamente, lo possiamo fare attraverso le statistiche. Quindi laddove la resa grafica, come in questo caso, fosse inefficace, allora utilizziamo la statistica. Quindi io posso comunque sapere chi è l'attore più centrale dalle statistiche, però non lo rappresento graficamente, o comunque non posso compararlo con la rete grafica, perché non ho la possibilità di una resa buona, di una resa congrua. Allora, tutta la questione sugli attributi l'abbiamo già detta, quindi l'ho superata. In particolare adesso ci soffermiamo sugli attori, chi sono gli attori di una rete. Abbiamo detto che esistono due tipi, fondamentalmente due tipi di rete. Io ne aggiungerei un'altra, perché possiamo avere reti di tipo micro, reti di tipo macro e, come direbbero alcuni colleghi, reti di tipo meso, cioè una mediazione tra reti di attori individuali, persone, e reti di attori, organizzazioni. Chi posso rappresentare? Chi si può rappresentare? Possiamo rappresentare persone, animali, lo abbiamo detto prima, proteine addirittura, ma anche territori, comunità, nazioni, città. Okay? Quello che in qualche modo intralcerebbe la nostra analisi, la distorcerebbe sociologicamente parlando, no? Un'unità analitica persona non è la stessa cosa che l'unità analitica città, perché la città è un contesto territoriale che è un aggregato fatto di persone e di non persone, di esseri materiali e immateriali. Può essere invece ovviato in network analysis, perché la network analysis tematizza tutti gli aggregati, fossero essi appunto città o persone, come nodi di una rete. Quindi l'unità analitica non è la città, la nazione o la persona, ma è il nodo, e come tale si conta 1, 2, 3, 4. Okay? Quindi questo è un espediente per fare l'analisi di rete. Naturalmente tutti
tutti questi attori, come vi ho detto all'inizio della lezione, sono legati fra di loro e quindi come tale si influenzano vicendevolmente. Okay? Che cosa possiamo fare con la network analysis? Possiamo per esempio misurare l'importanza e il prestigio di una città. Adesso si parla tanto di smart cities, ci sono tanti bandi, no? Sulla innovazione delle città, nelle città, le cosiddette smart cities. L'approccio di rete ci può essere utile per capire chi è la più figa tra le città al mondo, attraverso una serie di parametri che naturalmente diamo noi, ma, ed è qui l'innovazione, possiamo inserire nella nostra analisi un indicatore diverso. Per esempio, è più figa la città che ha più attori connessi in rete. La città che ha più hub aeroportuali, per esempio una città come Londra che ha 4 o 5 aeroporti, è forse una città più smart rispetto a Lecce, che forse non ha un aeroporto, o se non è Lecce, è Austin in Texas. Okay? Quindi il numero di legami che voi per esempio vedete su un qualsiasi dépliant di una compagnia aerea, dei voli intercontinentali che sono connessi fra di loro, in qualche modo misura il capitale attrattivo di quella città. Okay? Quindi l'approccio di rete mi può essere utile in questo caso, perché con l'approccio di rete posso misurare una parte dell'innovazione di una smart city. Okay? Stesso vale per il sistema metropolitano, sistema delle infrastrutture di una città, dal sistema dei trasporti, dal sistema metropolitano al sistema appunto aeroportuale. La network analysis mi aiuta a vedere le reti di queste città. Forse c'è anche un file sulle città. Vabbè, senza attributi. In ogni caso questo è un esempio di città americane collegate fra di loro. Naturalmente penso che la densità sia pari ad 1, quindi non so qual è la matrice originaria, però vi dà il senso della relazione fra grossi aggregati come le città. Quindi anche le città in network analysis possono essere analizzate. E le statistiche, cioè la misurazione delle reti, è uguale a quella delle reti di tipo micro. Quindi avere città o avere persone in network è la stessa cosa. Okay? Quindi la costa est e la costa ovest sono altamente collegate. Per esempio, io non so qual è l'ipotesi di partenza, però pensiamo al razzismo. Si dice che il cuore dell'America è razzista, cioè tutte le città che sono radicate al centro del territorio americano sono più razziste delle città che invece sono sulle due coste. Ok? Potremmo con l'analisi di rete, insomma, capire cosa lega le città razziste a quelle meno razziste. In generale si dice che le città che sono sulle due coste sono meno razziste per una questione, diciamo, culturale, perché c'è il mare, perché ci sono i porti, l'interazione è maggiore, ci sono le megalopoli come San Francisco, New York. Conoscete la tesi di Florida, delle 3T? Florida è un famoso sociologo che si sta occupando proprio della innovazione delle città. E lui dice che alcune grandi città come New York sono così prestigiose, così centrali, perché proprio perché sono poste sulla costa e
attraggono gruppi più eterofili, eterogenei fra di loro, tra cui per esempio intellettuali, artisti e omosessuali. Avere all'interno di alcuni quartieri di città così grandi gruppi di omosessuali, gruppi di artisti e gruppi di intellettuali significa, secondo Florida, accrescere il proprio capitale territoriale, il proprio capitale umano, e quindi in qualche modo c'è una correlazione tra gruppi minoritari, tra minoranze urbane e prestigio economico e prestigio sociale di queste città. Tanto è vero che per esempio New York o San Francisco, insomma, sono baluardi delle minoranze, sono anche città globali, no? Dal punto di vista economico sono molto forti. Florida lo spiega da questo punto di vista, perché sono città che in gergo direte, diremmo eterofile, cioè presentano una composizione sociale così eterogenea da arricchire la città stessa e le persone che vi fanno parte, rispetto invece al core degli Stati Uniti, che ne so, Memphis, il paese di Elvis, che invece è una, come dire, città più piccola, una comunità, e dove al massimo ci trovi i fan di Elvis Presley. Ci dovete andare, molto carina la città, l'ho vista. Tolleranza. In questo momento mi sfugge, ve li faccio sapere, mi sfugge in questo momento. Quindi un po' anche una Parigi del 1900, come idea di città aperta. Sì, la Parigi dell'inizio del Novecento è più una città del flaneur, dell'intellettuale che girovagava per la città, però alla ricerca, come dire, di altri intellettuali o di stravaganze, fra virgolette, no? Parigi era ed è una città adesso un po' più cosmopolita, però era una città abbastanza omogenea dal punto di vista della composizione sociale. Solo nell'ultimo secolo si è abbastanza assimilata a città invece di nuova immigrazione come quelle americane. Però l'idea di Parigi e quella di Benjamin, dell'intellettuale, del flaneur, che vedeva nella città le stravaganze. L'idea di Florida invece è che queste comunità omosessuali, comunità di intellettuali e di artisti non sono delle stravaganze, ma sono la forza della crescita culturale e economica di queste città come New York. Ok, allora la rete egocentrata l'avete capita, c'è solo un'altra, diciamo, definizione, che è la rete a stella, anche questa abbastanza intuitiva. Questa è una rete egocentrata in cui gli attori sono legati solo ad ego, mentre non sono legati fra di loro, e dà dunque una densità molto prossima allo zero, perché gli attori non sono legati fra di loro. Dimenticavo di dirvi che tutti gli indici di network, come in generale tutti gli indici, variano tra 0 ed 1, ok? Quindi nel caso della densità 1 è la rete massimamente densa e 0 è la rete in cui gli attori non sono legati. Allora, alcune altre definizioni. Vabbè, la dimensione della rete è il numero totale delle persone coinvolte. Possiamo anche definirla come ampiezza della rete. L'ampiezza della rete è il quantum di nodi che fanno parte della rete, quindi il numero di nodi che fanno parte di una rete. La composizione della rete,
da questo punto di vista i sociologi si sono sbizzarriti, quindi adesso possiamo citarne alcune, quelle che sono nella slide, la rete incapsulata in parentela, cioè quella rete che è radicata nelle reti di parentela, no? Che quindi in qualche modo rappresenta un vincolo. La rete estroflessa, che invece è, come dire, aperta verso l'esterno e quindi proiettata all'esterno della cerchia parentale. La durata misura quante sono durature le relazioni e i vincoli in alcune reti. Anche qui può essere in qualche modo misurata la durata del legame. Si chiede all'attore da quanto tempo dura il tuo legame e rappresentiamo la rete. Questo è un altro vincolo della social network analysis, il limite temporale, perché non c'è possibilità di avere un'analisi diacronica, sincronicamente, cioè se non rappresentando ad una le reti nel tempo, ok? La rete, la network analysis non permette, almeno questo software non permette un'analisi diacronica del cambiamento di rete, dal tempo 0 al tempo 1, ok? L'intensità è la forza dei legami, anche lì la forza dei legami la misuriamo noi, quindi non è un indice del software o un indice della social network analysis, ma siamo noi ricercatori a spiegare che cos'è la forza di un legame. Per esempio, potremmo dire che il legame tra la madre e il proprio figlio è pari ad uno, quindi forte, e il legame fra due coniugi è pari a due, quindi meno forte, per esempio, o l'inverso. Dipende dal nostro disegno di ricerca, da quello che noi abbiamo in mente. Quindi siamo noi ricercatori a definire la forza di un legame. Non c'è in letteratura una definizione univoca di forza del legame, se non quella metaforica di Granovetter, ma riguarda solo i legami del mondo professionale, e quindi siamo noi a dire quali sono i legami forti e i legami deboli. Per me potrebbe essere un legame debole quello con mia madre, per un altro potrebbe essere l'inverso. Per alcuni la rete parentale incapsula l'individuo, per altri lo libera. Pensiamo al caso di giovani italiani, giovani fino a 40 anni, che abitano sotto lo stesso tetto dei familiari fino a questa età. Quella è una rete forte o una rete debole? Che tipo di legame è quello che ci costringe a stare a casa fino a 40 anni? Naturalmente qui potremmo aprire un dibattito sociologico che non finisce più, però come dire, generalizzando, i giovani italiani sono incapsulati in reti primarie, quindi soprattutto familiari, proprio nel senso fisico del termine, incapsulato nella casa dei genitori, fino ad una età molto avanzata, rispetto agli giovani americani che potevano forse uscire di casa subito dopo il liceo, perché i genitori gli danno 5.000 o 10.000 dollari per andarsene di casa, e quindi quelli, come dire, in qualche modo non hanno delle reti più sciolte, hanno dei legami familiari deboli. Ma chi stabilisce la forza e la debolezza di un legame? Il ricercatore stesso, ok? Poi abbiamo tutta un'altra serie di valori medi delle variabili. Vedrete poi successivamente, vedremo come è possibile costruire delle classi di età per gli attori di una rete, e su queste classi di età naturalmente fare delle medie. Non è possibile riportare l'intera classe di età come attributo nella rappresentazione statistica o grafica della rete, e quindi sulle reti si possono fare degli indici medi. Questo vale per le misure di centralità e per le misure di attributi. Okay? Allora, alcune questioni di ordine metodologico, cioè di costruzione dei network. Una delle possibili tecniche con cui è possibile costruire il network è appunto quella di interrogare le persone chiedendogli dei nominativi.
Nel caso della interaction approach, ai soggetti coinvolti viene chiesto di registrare tutti i contatti intercorsi in un determinato arco di tempo. Questo per esempio lo si fa attraverso un diario. Si dà alle persone che sono appunto il nostro oggetto d'analisi un diario con una matrice che poi domani vediamo, con o l'elenco delle persone che questo attore ci ha già nominato in precedenza, oppure una matrice praticamente vuota che l'attore quotidianamente deve riempire. Facciamo un'ipotesi. Con chi parli del telegiornale ogni giorno? Ok? E allora ogni giorno questo attore per 15 giorni dovrà rubricare il nominativo e i nominativi delle persone con cui parla dei TG ogni giorno. Alla fine della rilevazione avremo appunto un set di attori che mettiamo naturalmente in contatto con Ego, quindi abbiamo sicuramente una rete Ego centrata perché sono tutti i contatti di Ego. A questi poi si può chiedere, ad Ego si può chiedere naturalmente di mettere in contatto tutti gli attori che ha rubricato ogni giorno e avremo una rete socio centrata su questa dimensione analitica, quindi dimensione informazione. Ok? Altri tipi di approcci, il role relation approach, che è un po' come il position generator che abbiamo detto prima, è un approccio basato sul ruolo sociale, anche qui nominativo su una colonna e ruolo sociale sull'altra colonna, non è naturalmente solo il ruolo professionale, ma è, può essere il ruolo parentale, il ruolo familiare, il ruolo che questa persona ha nella tua biografia personale. Okay? Quindi in questo caso abbiamo un secondo elemento che è l'attributo, il ruolo sociale. Quindi anche questa è una rete che ci permette di identificare alcune posizioni sociali o degli alters, cioè delle persone che fanno parte della nostra rete, o di ego rispetto alle altre persone. Per esempio, ego può avere nella stessa rete un ruolo da partner con uno dei nodi e da capo del lavoro con lo stesso nodo, quindi ha nella stessa rete due ruoli diversi, che significano naturalmente due risvolti diversi. L'approccio basato sulla dimensione affettiva, questo investe soprattutto il social support, sono come dire, analisi soprattutto personali che insistono per esempio sulla forza del legame, ok? Anche qui le posizioni possono essere diverse. Io posso dichiarare di essere innamorato di una persona ma non essere corrisposto, quindi in quel caso l'approccio, il legame sarà asimmetrico, non è biunivoco. L'exchange approach, cioè l'approccio basato sulla teoria dello scambio sociale, che prevede appunto anche qui il supporto sociale, l'emotional support e l'instrumental support, cioè tutte le risorse di supporto sociale o personale che transitano in una rete. Siamo vicini al capitale sociale, per esempio. Chi ti aiuta, a chi chiedi un prestito economico quando ne hai bisogno? Elenco di nomi. A chi parli di problemi di natura personale? Altro elenco di nomi. A chi chiedi entrambe le cose? Altro elenco di nomi. Tutti questi elenchi vengono messi insieme nella stessa rete socio-centrata e caratterizzati con attributi diversi a seconda della dimensione analitica. Il generatore di nomi prevede una serie di, come dire, di colonne di nominativi che noi chiediamo al nostro attore a seconda appunto della dimensione analitica. Qui si pone l'altra questione, diciamo l'altro vincolo, che è il vincolo della rete, che è il vincolo del campionamento, il vincolo della rete stessa. Come si fa
a fermare il generatore di nomi. Facciamo il caso in cui chiediamo, vediamo, tutti i docenti della nostra università, tutti i docenti che conosciamo della nostra università, oppure l'elenco di tutti i docenti della nostra università e i conoscenti oppure i colleghi di altre facoltà di questi docenti. Potremmo andare, come dire, ben oltre la rete della nostra organizzazione, della nostra struttura. Si crea una barriera, per esempio tutti i docenti del nostro settore disciplinare, quindi invece di 100 nomi ne abbiamo 20, ok? Oppure tutti i docenti i cui corsi si sono frequentati, quindi come dire, l'evento e l'università, dove sappiamo ci sono centinaia di docenti, dobbiamo cercare di trovare la maniera perché questa lista sia, come dire, minima, non vada oltre la rete di centinaia di nomi, ok? Anche perché non potremmo spiegare reti che vanno oltre quelle che noi personalmente siamo in grado di conoscere. Se noi chiediamo ai nostri interlocutori di nominarci un set di persone e poi chiediamo al set di persone che sono state nominate da Ego di riferirci di altre persone, come dire, la rete si allarga e la nostra prospettiva pure si allarga, come dire, perdiamo la possibilità di analizzare in maniera circoscritta la rete stessa, quindi dobbiamo tagliare, si raggiunge un termine che si chiama cut point, un punto di taglio oltre il quale la rete non può andare, altrimenti teoricamente la rete, il generatore di nomi è infinito, ok? Una? Com'è? No, il cut point arriva laddove Ego, cioè la persona che tu stai intervistando, non conosce più le caratteristiche del nodo successivo. Okay? Se io chiedo ad Ego nominami tutte le persone del tuo, che ne so, del tuo comprensorio che sono avvocati, finisce laddove Ego ha l'informazione sua personale di prima mano, ok? Altrimenti dovrebbe dire io so che quella persona è avvocato ma non ha la notizia propria, ok? Allora, un'altra suddivisione che si fa tra reti è tra reti informali e reti formali, ok? Questo è un altro espediente, per esempio, per caratterizzare le reti in progetti pubblici. Abbiamo detto prima che nei bandi, nei progetti, si parla di reti. Ma che cosa sono le reti per un ente pubblico? Sono per esempio tutti quegli aggregati di enti pubblici, privati, del terzo settore, che sono uniti da livelli di formalizzazione. Ok? Come li individuiamo i livelli di formalizzazione in una rete? Attraverso per esempio partnership, convenzioni, protocolli d'intesa. Che cosa fa l'analista di rete? Che cosa fa il ricercatore sociale? Individua anzitutto un set di organizzazioni che insistono in uno stesso territorio. Per esempio pensiamo alle politiche sociali. Allora, politiche sociali, pensiamo a un ambito sociale di zona, quindi abbiamo un territorio circoscritto, pensiamo a tutti quegli attori che insistono entro quel piano, quell'ambito territoriale. Chi sono gli attori? Aiutatemi voi. Chi possono essere? I comuni che formano l'ambito territoriale. L'ASL, le cooperative, le associazioni, i comitati di cittadini, per esempio,
Ma poi ce ne possono essere una infinità, l'ospedale, le forze dell'ordine, tutte queste potrebbero in qualche modo far parte della rete, ok? E allora noi possiamo individuare questa rete collegando nella set di attori che abbiamo individuato, che fanno parte dell'ambito territoriale, tutte quelle organizzazioni che però hanno un collegamento formale, quindi che abbiano almeno una convenzione, abbiano almeno un protocollo d'intesa o abbiano in qualche modo una forma di colleganza formalizzata. Tutto il resto invece, questo lo vedremo con lo studio di caso che vi presenterò domani, tutto il resto è a livello informale. E allora la network ci viene di nuovo incontro, perché anche a livello, noi possiamo raccogliere e rilevare anche il livello informale, come? Interrogando direttamente gli attori o sovrapponendo il livello formale a quello informale. Voglio dire, per le politiche sociali ci sono quindi dei set di attori precostituiti che possono o meno essere uniti da protocolli d'intesa o comunque da legami di tipo formale. Ma come raccogliamo tutto l'informale? Interrogando queste organizzazioni, quelle come? Oppure i destinatari dell'intervento. Non è detto che la rete sia sempre formalizzata, anzi accade spesso che come dire, in qualche modo ci sia uno scollamento tra l'implementazione del progetto e lo sviluppo del protocollo o della rete o del tavolo di coordinamento. Cioè, quando finisce il progetto, forse parte la rete formalizzata e poi muore quando muore il progetto. Però c'è tutto un informale che invece la rete può cogliere, ok? E lo possiamo fare attraverso la strumentazione, quindi questionario o traccia di intervista o analisi delle fonti secondarie. Certo, sì, ci sono diverse modalità naturalmente, quindi l'analisi di rete prevede o l'interrogazione diretta dell'unità di analisi oppure le fonti secondarie, quindi gli incartamenti, la documentazione. Allora, come vi ho detto prima, la network analysis in qualche modo bypassa l'uso classico di fare ricerca e passa dalle matrici casi per variabili, che è appunto la matrice classica in cui i singoli casi, le organizzazioni, gli enti o le persone vengono incrociate con le variabili, a matrici casi per casi, in cui i singoli attori sono collegati a se stessi, oppure ad eventi. Questa è la famosa matrice di incidenza di cui vi parlavo prima, caso per affiliazione. Guardate, in riga abbiamo il numero di casi e in colonna abbiamo il numero di affiliazioni, cioè di eventi a cui queste persone partecipano. Quindi, guardando la prima colonna, abbiamo tre attori in questa rete, abbiamo tre eventi che sono A, B e C, c'è la partecipazione ad un la partecipazione all'evento è sempre 1 e la non partecipazione è sempre 0. Quindi anche nel caso di matrici di incidenza o matrici rettangolare, la variabile è dicotomica, 0 assenza di incidenza, 1 presenza di incidenza. Casi per casi sono quelle che appunto abbiamo visto, in cui appunto si incrociano gli attori fra di loro. E poi ci sono anche però le matrici affiliazioni per affiliazioni, in cui noi in qualche modo facciamo incrociare gli eventi a cui gli attori partecipano fra di loro. Okay? Esempio. Caso per incidenza. L'incidenza, l'affiliazione è l'ateneo di appartenenza dei professori titolari di insegnamento.
Abbiamo quindi una matrice rettangolare in cui sulle colonne abbiamo il numero di atenei e sulle righe, sulle colonne abbiamo il numero di docenti. Ok? Me lo sapete interpretare? Allora, abbiamo 4 atenei e 5 docenti. Come la leggiamo questa matrice? C insegna in tutti e 4 gli atenei e gli altri, insomma, hanno invece affiliazioni diverse, ok? Dopo, appunto, attraverso questa matrice è possibile farne due diverse. Una atenei per atenei, che ci indica il numero di professori che ogni coppia, il numero di professori che ogni coppia di università ha in comune, no? Per esempio, l'ateneo 1 e l'ateneo 2, al loro incrocio c'è 3 professori. Lo stesso vale per l'ateneo 1 con l'ateneo 3. Nella seconda matrice, invece, che è una matrice di anch'essa una matrice di adiacenza, quindi quadrata, abbiamo il numero di professori che insegnano nelle stesse università, cioè la relazione tra i professori, che nella prima matrice non potevamo vedere, la otteniamo unendo praticamente il numero di professori che lavorano nello stesso ateneo. Quindi c'è una relazione indiretta anche fra di loro, ok? Quindi, benché inizialmente la nostra ipotesi, la nostra idea era soltanto quella di verificare la presenza di un certo numero di professori in un certo numero di atenei, siamo riusciti a farne altre due reti, una in cui mettiamo in collegamento tutti gli atenei per mezzo dei professori che vi partecipano e l'altra in cui mettiamo in collegamento i professori che partecipano allo stesso evento. Quindi abbiamo, da una rete abbiamo ottenuto 3 reti. Okay? Quindi non è detto che per essere in una rete bisogna conoscersi direttamente, ma lo possiamo fare in una maniera, come dire, indiretta, mettendo in collegamento tutte le persone che partecipano ad un evento, e questa classe per esempio è una dimostrazione, ne è un esempio. Allora, vediamo adesso alcune misure della network. Allora, la densità è una misura abbastanza intuitiva. Abbiamo detto prima, no? Che cos'è la densità? È una proporzione. Che cosa ci dà la densità? Ci dà il livello di coesione di una rete, ci dice quanto questa rete è coesa, quanto gli attori sono fra di loro legati. Arrivo alla densità. Allora, è intuitivo, no? È uno dei concetti più utilizzati in network, varia tra 0 ed 1, quindi 0 assenza di densità, che è il grafo sulla sinistra in cui non ci sono legami, e 1 è la rete massimamente coesa. Algebricamente la definiamo come il numero delle linee di un grafo espresso come rapporto rispetto al numero massimo possibile di linee. Che cosa significa? Significa che misuro la densità con il numero di legami presenti in una rete, tutti quelli che noi riusciamo a vedere, sul numero dei grafi possibili. In una rete ci sono dei legami, come dire, delle evidenze empiriche che noi riusciamo a vedere, però ce ne sono altre che potrebbero esserci e che ci danno poi uno come misura. Ebbene, la densità appunto è questa, cioè la proporzione tra il numero dei legami presenti in una rete sul numero dei legami possibili meno 1, che è il legame con se stesso. Quindi tutti i legami con se stessi che abbiamo visto prima, no? C'è una intera diagonale con gli zero, non viene misurata. Quindi l'algoritmo non prevede il legame con se stesso. Lo vediamo un attimo applicato al network.
Allora, questa tabella ci dà contemporaneamente alcuni degli indici di network, tra cui appunto la densità. Si va dal size, cioè dal numero di nodi presenti nella rete egocentrata, no? Sono, guardate, sono tutte le vostre reti egocentrate, appunto al brokeraggio, al diametro e alla densità. Guardiamo adesso la densità. Ci sono tre persone che hanno densità pari ad 1, che sono Giuseppe 2, Alessio e Laura. Okay? Dopodiché la densità decresce a seconda appunto del numero di legami che ciascuno di voi ha. Okay? Vogliamo vedere adesso la rete che abbiamo creato prima, se corrisponde? Quindi Giuseppe 2, Alessio e Laura hanno densità pari ad 1. Giuseppe 2, Alessio e Laura. Perché? Sono tutte legate fra di loro, ok? Il numero cosiddetta sites è il numero di indicazioni che ciascuno ha ricevuto ed è essa stessa un indice di centralità, viene definita come degree, grado di centralità di un nodo che corrisponde al numero di indicazioni, cioè di frecce che arrivano verso i vertici, ok? Questa centralità è divisa in due, in degree e out degree. Guardate tutti i vertici che arrivano verso Giuseppe 3. Ok, quanti riuscite a leggerne? Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5. Sono circa una decina. Quindi Giuseppe è, come dire, tra i più popolari per il numero di indicazioni ricevute. Che cosa sono queste indicazioni? Sono le persone che hanno dichiarato di conoscere Giuseppe, ok? Quindi Giuseppe è il più centrale per out degree. Dopodiché esiste una centralità in degree. Scusate, Giuseppe è centrale per l'indegree, cioè per il numero di indicazioni ricevute, ma esiste anche una centralità out degree, cioè per il numero di indicazioni che da Giuseppe vanno verso gli altri. Okay? Tutto questo il nostro software lo misura, poi lo vediamo nei prossimi giorni con più dettaglio. C'è anche una misura di reachability e di brokeraggio, anche queste due misure le vediamo poi, ve le annuncio soltanto. La reachability, la colonna 10, è la possibilità che un nodo ha di raggiungere l'altro, o meglio, la possibilità che ciascuno di noi, ciascun nodo, ha di essere raggiunto nella più breve passo possibile, che in network si chiama geodetica. Il passo più breve è una geodetica, per esempio. Da F a G è il percorso più breve, si chiama geodetica. Per andare invece da X a G ci sono 1, 2, 3 geodetiche, ok? Quindi è un passo più lungo. Da F a G si ha il percorso più breve. Questa è la raggiungibilità.
Quindi G è più raggiungibile da F che non da X, ok? E poi c'è la misura di brokeraggio, anche questo è un indice che rappresenta, come dire, il prestigio di un attore, perché in qualche modo misura la capacità di un nodo di stare fra le reti. Senza quel nodo le reti sarebbero in qualche modo scollegate, okay? Quindi anche qui chi è il più quello con l'indice di brokeraggio maggiore? È sempre Giuseppe, ok? Allora, come si legge la densità? Ci sono diverse maniere, però in qualche modo ci si uniforma ad una prassi. Un network a maglia larga, cioè a bassa densità, e a bassa densità vuol dire che c'è un grande numero di nodi, perché densità e ampiezza sono inversamente proporzionali, è caratterizzato dall'esistenza di legami di interconnessione che è solitamente meno del 30%. Quindi se abbiamo una densità che non supera il 30%, abbiamo una network a maglia larga e dei raggruppamenti non focali, cioè senza ego, di un network particolare. Quindi vuol dire che in qualche modo la rete non ci permette di fare un'analisi specifica, cioè che l'indice di densità non ci è molto utile per la nostra analisi. Quindi quando la densità è bassa vuol dire che la rete è molto larga, molto sfilacciata, e quindi non utilizziamo la densità come indice di misura. Un network mediamente denso presenta legami di interconnessioni tra il 30% e il 60%. In questo caso utilizziamo la densità perché ci può spiegare qualcosa. Ricordatevi naturalmente che che questi indici vanno poi in qualche modo arricchiti dalla media dei legami che il software vi richiama e dalla deviazione standard, per capire insomma quanto comunque varia all'interno di una rete la densità. Infine, un network a maglia chiusa, quindi altamente denso e con un'ampiezza più bassa, presenta una interconnessione pari o superiore al 60%. Quando abbiamo una indice di densità che supera il 60%, vuol dire insomma che l'indice ci è utile e che ci spiega insomma qualcosa della rete. Alcuni problemi legati al calcolo della densità, per esempio la dimensione del grafo. Il numero totale di linee è limitato naturalmente dal numero di attori, quindi noi abbiamo in una rete, possiamo misurare la rete guardando evidentemente ai legami tra gli attori, ok? Però quando poi ci sono alcuni attori che hanno legami molto densi fra di loro e tutti gli altri ne hanno invece pochi, abbiamo una densità che in qualche modo non è appropriata, non è congrua, cioè ci scompensa il fatto che ci sono cluster o gruppi di attori molto fortemente coesi e gli altri che invece sono, come dire, hanno maglie larghe, e questo ci scompensa l'indice di densità, e allora il calcolo conviene farlo sulla click o sul cluster con gli attori più coesi, okay? Cioè l'indice di densità potrebbe essere basso anche se in apparenza sembra alto dal numero di legami che appaiono nella rete. I limiti di tempo, lo abbiamo detto prima, la densità può variare da una fotografia all'altra, cioè potremmo avere, per esempio, misurare la densità di un consiglio di amministrazione al tempo N e poi vedere che questa densità cambia l'anno successivo, okay? Quindi uno, diciamo, dei limiti
dell'uso degli indici in network analysis è appunto la fotografia, cioè utilizzare quell'indice in quella specifica temporalità. Infine il tipo di relazione. Le reti di relazioni affettive hanno densità minori rispetto a reti di relazioni di conoscenza. Questo è uno degli esempi, naturalmente poi dipende dalla dimensione analitica. Quindi, in soldoni, la densità si usa a seconda del disegno di ricerca, dell'ipotesi di ricerca. L'indice di centralità, diciamo questo è il primo degli indici di centralità, ne esistono diversi altri, lo abbiamo detto prima, l'indegree di un nodo è nel numero di nodi ad esso adiacente, quindi tutti i legami che passano per un nodo e misura il grado di ricettività e di popolarità del nodo. Normalmente l'indegree viene utilizzato perché è il più intuitivo tra gli indici di centralità per capire quanto è popolare quel nodo, quell'attore all'interno di una rete e com'è popolare dal numero di indicazioni che riceve. Come? Per esempio, mi piace di Facebook, esatto, bravo. L'outdegree di un nodo invece è il numero di archi che hanno origine dal nodo, quindi di legami, e misura il grado di espansività e di attivismo del nodo, quindi è il contrario, no? un nodo che va verso l'altro e appunto anche questo misura naturalmente l'indice di prestigio, il prestigio e la popolarità di un attore. Anche qui appunto i sociologi, in particolare Wassermann e Faust, che sono quelli che hanno scritto la Bibbia della social network analysis, se volete imparare la network c'è un manuale in inglese che si chiama Social Network Analysis del 94 e che appunto ci dicono che in ogni caso bisogna sempre accostare agli indici, tra cui l'indice di popolarità, di centralità, altre come dire, caratteristiche statistiche descrittive come la varianza, la media e la deviazione standard. Alcune misure di network possono essere formalizzate solo quando i grafi sono orientati, quindi non è possibile applicare con la stessa espressione indici a grafi orientati e non orientati, quindi a seconda se il grafo è simmetrico o non simmetrico si possono usare alcuni indici. La reachability per esempio e la connectivity possono essere usati solo quando i grafi sono orientati, quindi quando vanno da un attore verso l'altro. La reachability si riferisce a ciascuna coppia di nodi alla presenza assenza di un percorso che colleghi i due nodi, quindi per esempio la reachability è la capacità, come dire, il percorso che sia per andare da un attore all'altro, ok? Quando però gli archi sono orientati. La connectivity invece si definisce connesso se ciascun nodo è raggiungibile da tutti gli altri nodi di una rete. Che cosa significa? Che se il nodo, questo nodo è, per esempio, non è raggiungibile da tutti, non si può avere la connectivity, non c'è la connettività di quel nodo, ok? C'è solo X in questo caso. Come? Solo ego è collegato, quindi non si può calcolare la connectivity del nodo E, ok? E neanche degli altri nodi perché la rete non lo permette. E questi appunto sono indici di raggiungibilità. Continuiamo con la centralità. Allora, la centralità abbiamo detto è uno degli indici più utilizzati in network, ne abbiamo diversi, adesso abbiamo visto il degree che a sua volta viene definito, viene scisso in indegree e outdegree.
Ne abbiamo diversi altri, c'è l'indice di betweenness e ci sono altri appunto indici che vedremo fra un po'. Il punto fondamentale è che l'indice di centralità è quello più utilizzato in network, cioè tra diciamo il set di indici che ci sono in network analysis, l'indice di centralità è quello che viene utilizzato di più. Perché questo? Per una serie, come dire, di teorie di riferimento che studiano il potere, come diceva prima Giuseppe, o il prestigio, o in qualche modo, insomma, la leadership. Ed è per questo che i sociologi, gli analisti delle reti sociali, si sono appunto inventati gli indici di centralità. Quindi l'indice di centralità è quello come dire, più frequentemente utilizzato in network analysis. Anche questo varia in un intervallo che va da 0 ad 1. È pari ad 1 quando il nodo è connesso direttamente a tutti gli altri, quindi appunto è quello più centrale perché è connesso al resto della rete, e è pari a 0 appunto quando il nodo è disconnesso. In questo caso si parla di nodo isolato. Questo nodo ha una centralità pari a 0. Allora, abbiamo due livelli di centralità, la centralità locale e la centralità globale. Lo vediamo qua. Allora, ovviamente in una rete egocentrata il nodo massimamente centrale è ego, okay? Che è appunto il centro della rete stessa, ma ci sono altri nodi che sono centrali in questa rete a seconda della nostra ipotesi, della nostra idea progettuale. Per esempio, nel caso del social support, F potrebbe essere la persona a cui tutti si rivolgono, oppure la maggior parte dei nodi si rivolgono per un aiuto di tipo economico. Quindi, nonostante la rete sia egocentrata, diventa poi F il nodo focale, il nodo più centrale. Okay? Vedremo poi più tardi che ci sono altri due tipi di centralità a seconda della distanza del nodo più centrale da tutti gli altri e a seconda del brokeraggio, cioè della possibilità che F sia un nodo broker, un nodo che fa da mediatore, quindi esso stesso un nodo centrale. Continuo? Ok. Ok, allora, degree centrality lo abbiamo visto, è appunto la centralità basata sul numero di indicazioni che ciascun attore ha o dà. La closeness centrality invece utilizza la distanza geodetica, cioè la distanza più breve per arrivare da un nodo all'altro, intendendo che l'attore più prestigioso è quello che può raggiungere più facilmente tutti gli altri attori della rete, e cioè che è meno lontano. Quindi la centralità basata sulla closeness, cioè sulla vicinanza, è quella centralità per cui un attore è tanto più centrale quanto più è vicino agli altri nodi. Ok? Quindi, per esempio, nel caso di F, il numero, se F è l'attore, come dire, le cui geodetiche sono più frequenti, cioè il numero, il nodo che viene in qualche modo
raggiunto più facilmente, vorrà dire che F è l'attore più centrale. Quindi se per arrivare ad F ho meno geodetiche rispetto per esempio ad E, vorrà dire che F è l'attore più centrale, cioè che ha una closeness maggiore, ok? Mentre l'indice di betweenness rileva la capacità dell'attore di essere tra i nodi, cioè di essere un attore focale, un attore che fa da mediatore, senza il quale praticamente alcune parti, alcune porzioni del network o alcuni legami non esisterebbero. Se dunque per esempio non ci fosse F, B non potrebbe raggiungere B, quindi F è centrale perché appunto fa da mediatore fra un legame o un altro o fra due porzioni di network. Dunque, a seconda del nostro disegno di ricerca, della nostra ipotesi concettuale, possiamo utilizzare queste tre misure di centralità, degree, betweenness e closeness, che non possono essere usate in maniera indistinta, ma vanno in qualche modo calibrate sull'ipotesi progettuale. Okay? Quindi a seconda di quello che noi vediamo dalla rappresentazione grafica della rete, applichiamo l'indice di centralità più opportuno. Ok.